Un giorno da pecora caro il mio simpatico Giorgio Lauro Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse La puntata di un giorno da pecora Non l'ho fatto per lei ma per Geppi l'ho esatto. fatto Vabbè oh Sempre, 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 sempre Un giorno da pecora Caro il mio simpatico Lauro Su Rai Radio Uno E cara la mia simpatica Geppi Cucciari Stai parlando sottovoce? No, per allora nulla Allora sono sorda Come tutti quelli eh, eh, A parte sarda, no, sarda, sarda Sarda, Come tutti quelli che fanno la radio Che dopo ah, diventano sordi Che è bello questo vestito nero Tutto Non ne è un vestito ah, È una maglia ma, moda maglia Con moda, dei pantaloni, 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 pantaloni moda eh, Ma pensavo una gonna Ah, pantaloni corti Pant eh, una, Alla zuava, zuava. Oh, classici pantaloni Alla Beh, zuava chi tu, Ma chi li usa ancora? Eh, io Però da davanti Sembra una gonna Guarda, e guarda e da dietro, vabbè, da così. non gonna. si vede niente. Per fortuna siamo alla radio, si è alzata, ma non si vede oltre il, il ma, tavolo. Ma guarda, ci sono dei mattacchioni che ci guardano Questo, sui social Sì, ma non si vede oltre il tavolo. Quindi se siamo Dopo tornati lo nel nostro studio. Ieri abbiamo avuto qualche problema. Chiediamo scusa alla cittadinanza. Però e... poi abbiamo risolto sì, più, solo sono... un dieci minuti, un quarto d'ora. Sì, ci... sì, sì più o, <ride> o meno. Ci avete ma... perduti, sì, ma siamo certo, tornati. Certo, certo. ma del resto oggi qua. Siamo scritti, anche possiamo dirlo. Siamo sentiti questa sera, stamattina, ci siamo mandati dei messaggi. Devo dire, mentre prendevo sì. sonno ho avuto un pensiero cioè, e ho mi è... mandato un audio simpatico. Che hai visto che era una sola. Spunta, Spunta. perché lo, io lo metto silenzioso. No. Lui lo spegne. No, proprio. no, no, spengo. Lascio il telefono, acceso, ma tolgo la connessione. Mi dormivo da ora. Che l'hai mandato tu? Alle una e mezza. Eh, sì, alle una e mezza. Ero stavo... Io stavo finendo di vedere no, la serie. Sì, di Certo, certo. No, e poi, vabbè, comunque, poi siamo sentiti stamattina. Tutto bene, bene, comunque, bene, bene. Eh, Oggi vabbè. pensavo, tra l'altro, eh, eh, se hai lucidato il mio regalo, eh, così me <ride> lo oggi, non so perché. Perché noi abbiamo ancora questo segreto sì. col nostro pubblico, no, che noi abbiamo si... ancora rivelato sì. cosa è simpatico che mi ha regalato no. per i miei 50 anni. Non si può dire per radio, diciamolo che mai proprio. In questo no, no, direi... ma non si può dire mai proprio mai, no, secondo ma me. che ci sarà un giorno no, no, che no, si No, no, ma l'hai lucidato, so anche... lucidato un po'? Oh? L'ho lucidato Brava, brava, brava. Diciamo è una cosa che È che... mi guarda, è una proprio, cosa, eh. è una cosa che vabbè, che apposta, che però non si può dire in radio. Va bene. C'è anche un video in cui io apro questo regalo. Sì, 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 però il video è stato comunque è si può dire è un regalo molto personale, molto personale molto personale che non si può svelare alla radio ovviamente Vabbè, ma vi prego possiamo cambiare tema veramente? ha, ragione, sì, ha ragione ha ragione ha sì, ragione presidente sì, sì, sì. allora cambiamo tema ma rimaniamo comunque sì. in ambito governativo Beh, certo perché è da un po' eh. che non mi dici come sta il ministro il ministro chi? Lollo Brigida ah il cognato il cognato sta benissimo e mi ricordiamo anche il ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste che non so perché cosa fa lui perché le foreste che t'hanno fatto? no no niente Perché hanno bisogno di un ministro le certo, foreste. Certo certo va nella foresta e dove vediamo ci sono cosa. gli gnomi no. anche uh, 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 lui va lì nella foresta ah, è arrivato il ministro gli ignomi e e gli ignomi et... ah vieni 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 che decidiamo gira qualcosa. gira tanto che vai in un posto dove Vado? Grazie. Pronti? Yeah vado, vado pronti via dai, deve prendere il treno no, no nel no, senso no, 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 deve, no, no, no. Deve, deve tagliare qualcosa tagliare, sì tagliare, tagliare sta presentando una sagra e adesso ci dice, ci dice anche esattamente di cosa parliamo sì, è uno dei prodotti eh. più importanti della ristorazione legata alla tradizione romana quindi un prodotto legato no. alla tradizione della ristorazione non romana si indovinare? beh, non so no no no, 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 no non è un quiz non ah, credo, no, no, vabbè, ministro allora, vabbè, dice dai, sì, vedi sì. che ce lo dice di una cucina eh. che nasce dalla capacità di eh, uh, di? di uh, no è distruttiva? ma no, non di è, difficilissima ma no ma non Aspetta, credo io adoro la eh, cucina certo, romana tutti certo partire da alcuni prodotti spesso molto semplici certo partiamo dai prodotti molto semplici ma quali sono eh, ministro Lollo? trasformarli in, eh, in in un razzo missile ma no circuiti si, di mille valvole ma non si può trasformare in un razzo missile questo prodotto tra l'altro di cui stiamo parlando eh, da un che po... sarebbe quale? Eh, eh, Ma che fretta, mamma mia. Eh. I Mi prodotti andiamo... della grande qualità. E eh, vedi, è un prodotto della grande qualità. Adesso, sì. adesso te lo dico. No, è prodotti. Sì, prodotti. prodotti. Questo prodotto fa parte dei prodotti della grande qualità. Di che prodotto stiamo esattamente parlando, Ministro Lollobrigida? Brigida? È capacità di attrarre, di attrarre anche turismo. Ah, vedi, è un prodotto Beh. che ha capacità di attrarre... Beh, tu... Io per esempio però un pezzo di formaggio sardo no, no. Come cioè... ci imposterei proprio un turismo. Tu, sì, sì, no, faresti, no, faresti follia. Non stiamo parlando di questo perché è un prodotto no, tipico, è tipico della Lazio, della cucina romana, romana. Anzi, proprio. E addirittura attrae il turismo, adesso ce lo dice perché molti vengono, oh. vengono da Lodi, no, 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 no fuori... vengono da Lodi per apprezzare ma... questo ah, prodotto. No, pensavo venissero no, dalla Liguria. Ma comunque, eh, invece, dove vengono? In alcune zone della sì. città, in particolare eh. per assaggiare, eh... Eh, ma che esagerato. Esageratamente, che... Ma adesso ce lo dice che prodotto è dai. Ma no, ma detto adesso ancora? ce lo dice lui. lui oh, sì, L'Olobrigida lo deve dire lui. Le produzioni eh, particolari, ecco, vedi. È le produzioni particolari. È il mio prodotto preferito della cucina romana. Io, quando, che vado, pensione, io però. quando vado in un ristorante romano, dico guardi, eh, mi dicono che non lo solito Sì, sì, dico le produzioni ma particolari. Tu vai questi, queste zone della città particolari, ma certo. certo è, è, no, ordino solo produzioni particolari. Ma Cosa... è, è, qual è questo prodotto? Eh, ma, eh, le produzioni particolari è talmente ovvio che non c'è neanche bisogno di dirlo questo è un elemento che ci eh. Eh, eh, no ma dai lo si sa eh. ci è ci è ci ha ma, ma che c'è stroflette non c'è un prodotto della cucina romana che c'è stroflette convince sempre più ad investire sulle nostre potenzialità ha ragione c'è questo prodotto che, che Cavolo, ma sono e eh, lo so ma infatti no, eh, cioè, quale sarà questo prodotto che ci convince sempre di più a investire nelle nostre potenzialità so e eh, adesso vedrai che ce lo dice il ministro Lollo e il ministro Brigida lavorare iniziative di questa natura eh. che sanno promuovere i nostri prodotti è vero è un prodotto che adesso sta guarda, per vado svelarci no 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 vado andare avanti. avanti. no no vado no avanti perché lo voglio sapere, Ma non, non resisto no più. Non lo dico io, no 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 lo no 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 e le filiere ad essi collegate? Ovviamente le filiere ad essi collegate dei prodotti. nostri prodotti, che ricordiamo, sì, sì. adesso lo diciamo, dai, Ministro Lollo, dillo. Anche i prodotti sono molto importanti. Sì, sono importanti i prodotti, Ministro. Però se allora, non ci se dice. allora sono così importanti, eh, non vogliamo dare loro un nome. Usciamo questo nome, Ministro Lollo. Oltre che la trasformazione, la presentazione e la promozione. Sono importantissime eh, del prodotto. È chiaro che se tu non lo presenti, lo presenti male o trasformi male, è chiaro, diventa così. Di cosa stiamo parlando, Ministro Lollo? Il carciofola alla romana, il eh, carciofo alla oh, giudia oh, Ce l'abbiamo fatta oh, Finalmente, tutto eh, questo basta, eh, cioè, Non era difficile, bastava dire il carciofo Il per il carciofo perché stava Era la sagra del, del carciofo, carciofo Che non è quello più brutto, ma è proprio il così E come... Come mi insegna il mio amico ristoratore qui, Angelo eh. Che è un... Telefonino, è un te un telefonino un credo che stia suonando il suo amico Angelo. Gliel'ha insegnato. Il punto di riferimento eh. del ghetto. Del ghetto, sì, del ghetto dove si mangiano i, tra le tante cose anche i, i carciofi. Però insomma, questo è, è il ministro Lollo. Ma ci sono anche grandi ritorni nella politica italiana. Te lo ricordi l'ex sindaco di Roma, il marziano, sì, no? eh, ho Ignazio letto Marino? Ignazio Marino, eh, che adesso si sta Si sta scaldando. Eh, no, no, si candida alle, alle, alle europee con l'alleanza verdi tra e sinistre. Beh, con Bonelli, sì. con Frato Anni e dice eh, a me pre mi prendono sempre in giro eh. in sala operatoria perché... <ride> perché ha fatto il sindaco è? di Roma. Quando arriva lì che opera, dice ah, hai fatto il sindaco Quando di Roma. E sta giro. lì che sta operando magari un o una cosa, non lo so perché. Perché eh. Eh, sono. <ride> È stato sono... cacciato dagli stessi del suo partito. Gli per dico: quello Lui sta lì che sta operando con la mascherina. Dico: Ah, ti hanno cacciato dal notaio. Così, come sono gli Stati Uniti. Lo so perché, che fa ridere, eh. però, sono eh. 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 un cultore. Di. Eh. Eh, di che cosa di eh, eh, esempi eh, della sinistra, di, di, di esempi di sinistra Questi, no? di estroflessioni sì, di, di estroflessioni caso sì, certo sì. di che cosa dei film di Schwarzenegger ma come dei film di Schwarzenegger bye bye baby ma scusa ma Marino la sinistra così Schwarzenegger certo Schwarzenegger non si sarebbe fatto cacciare dai suoi dal suo partito oh, avrebbe avuto paura certo, di facciarlo. certo e, e, e c'è quella bellissima scena sì. dove lui guarda tutto intorno ti ricordi di Schwarzenegger che guarda tutto intorno vede Orfini tutti gli altri che lo, che lo vogliono mandare via. Studia bene. E, e Marino fa la stessa scena: si gira indietro, guarda e. Poi, con l'elaborazione del suo super computer, dice: I'll be back. I'll be back I'll... e tutti ridono tornerò to tornerò ma infatti ma questa risata da drive in e eh beh c'è gente che ride insomma è il sole che ride e to tornerò e lui è tornato anche se eh, Ignazio Marina lo ricordiamo insomma è sopprenato il marziano perché sembrava veramente fuori dal mondo quando faceva il sindaco eh, di Roma sia nel bene che nel male torna a suo rischio e pericolo perché quando tornai negli Stati Uniti a fare il mio eh, mestiere di chirurgo, in ospedale, in università. Eh, tutti dicevano, ah sei tornato qua perché ti ha mandato via il sindaco di Roma, immagino cosa... Sì, e eh beh, sì. immagino. Feci promettere a una mia amica... Mantovana? No, ma che Mantovana? Eh, diciamo perché, ma perché deve Ma una... Perché è con la M, una mia, una mia sì. amica... M, Scusa, con tutto Maniscalca. rispetto. No, con la M, oltre a Mantova ma come anche altre Milanese, città. Milanese, sì, certo. sì, certo, ma comunque una sua amica... Che è una suora, ah, una eh, vedi monza, si niente. dice. Ma, vedi il sardo, certo, suora, si dice monza. monza voleva dire forse Monza. Quindi c'è la promessa dell'amica suora di Marino che però una è una persona davvero straordinaria ma perché però per quale ragione perché le suore non sono straordinarie <ride> ecco, so, così io sei. sono cresciuta dalle suore e infatti sono si vede il risultato esatto no però dico si vede dice però, però perché Marino che se mi fosse di eh, nuovo eh. venuto in mente sì. eh, di candidarmi a qualunque elezione come sta facendo di nuovo adesso quindi la, su quindi la suora amica a la Monza amica aveva eh l'incarico dice qualora lui si candida un'altra un volta cosa deve fare la sua eh. pregare pregare per lui Beh, certo perché eh. non si, si candida di Sì si comprasse una pistola di calibro piccolo. Ma come una pistola? Eh, sì, perché la può nascondere ma nella, tonaca. nella tonaca. Ma capito, sì, ma è comoda, comoda ma... perché hanno la sì. tasca sotto, ma le però... suore non si comprano le, le, le pistole neanche di calo... calibro piccolo. Soprattutto, ma perché doveva comprarsi la pistola? E mi sparasse nel polpaccio. Ma come? Cioè, per non capito? Cioè male, ma sì. non malissimo. Ho capito, ma, ma, cioè, ma... non per azzopparlo Ma povera suora, ma già deve comprare una pistola che non si può fare. puoi sparare pure nel polpaccio a, a Marino. Perché? Perché. Che, essendo chirurgo so che uno che non usa la pistola ma questo lo sanno tutti può, può sparare dappertutto con la pistola in mano no? uno che però non... se la punta in basso prenderà eh, le gambe eh, ma le sì, gambe ma, sono insidiose ma dipende perché se ti spara nella coscia ti può fare anche dei danni grossi ma questo sempre l'arteria è l'arteria sì, femorale capito, ma la suora già Lei costa... invece non c'è dove ha un'arteria importante no, nel polpaccio no, no no infatti cosa deve fare sta suora Invece il polpaccio ti fa solo tanto tanto, tanto... Ti, ti fa solo tanto tanto, tanto... Tanto male. Eh, tanto male, lo so. Eh. Mai quanto candidarsi? Candidarsi a se stesso. Infatti forse era meglio farsi sparare nel polpaccio e non ricandidarsi. Però insomma, <ride> questo è quello che vuole fare lui. Questo è Rai Radio 1. Questo è Giorgio da Pecora, l'unica trasmissione che fa tanto, tanto male. male. Par condicio per i politici. Per la prima volta, Italia Viva presenta un emendamento che riguarda i giornalisti. Renzi ne ha parlato direttamente con Bin Salman. Un giorno da pecora. Solo su Radio. Uno. E sempre 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 un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio. Uno e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. E siamo qui. Siamo qua, siamo qua. qua. Tranquilla. Oggi è proprio la giornata in cui funziona ancora. Tutto per adesso in questo studio. Quindi, insomma. C'è un ospite che io non vedo l'ora di incontrare. Eh, tra l'altro, anch'io, anch'io. Perché guarda, insomma. Eh, Date, parad... cose, ma che se ne frega E che ospite? Perché adesso vediamo nella buio cam se si intravede, ma si intravede ah, qualcosa: conosco, quella mascagna sì. imper impertinente. Ma non gli rende giustizia queste inquadrature. cappello bianco, no, questa inquadratura nella non gli Interpretato rende Interpretato con grande fascino. Sì, ma non gli rende giustizia la Buio Camp per chi ci guarda in diretta video perché adesso con noi c'è il bello Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, deputato del Partito Democratico. Signor Casini, buongiorno. Aspetti che sta mettendo a posto la, 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 la cuffia. Si vuole sedere, eh, presidente? Beh, o vuole stare così. in piedi? No, come vuole lei. Se vuole sto in piedi anch'io, Scusa, guardi, eh. così vicino a te mi dà un po' fastidio. No, ma se vuole però... siamo, in, siamo in piedi tutte e due, va presidente. Bene, Ci sediamo. Bene, vengo, se, ma... se lei mi dà il diritto io mi, mi siedo. Sì, sì. Mi si... buongiorno. Prego, allora, accomodatevi. Buongiorno. Allora, Geppi. Eh. Sì? Sì. il meglio si allontana sempre pensavo dovesse ancora venire il meglio e il peggio eh. ti contamina sì. ma nella vita intendo eh, questo nella vita beh, ma anche beh. nello studio qua oggi ah beh. perché io sono a Milano eh, io sono a Milano eh, perché eh. faccio il programma a ah, Milano ma no, ma fai io avevo preso eh. questi begli occhiali Rosso per tu stai farti... andando per il Bologna, per il Cagliari. Per... Bologna, Bologna no, certo. era per il Bologna ma certo. io ho anche sempre nello specchietto retrovisore il Cagliari perché sì. voglio che si salvi Ho capito, perché mister Ranieri è da democristiano no, beh, no Ranieri no, stiamo, siamo già risaliti con, con, Ranieri, con eh. Ranieri è l'usato sicuro Scuro. è quello che po mi po come piace come lei signor Casini questo l'hai detto tu <ride> no, però, dico, però, <ride> però me l'ha alzata ma, talmente così scusi, scusi, volevo casini. che tu la dicessi eh, sì. Sì. anche in Bologna stanno molto bene beh certo in Bologna cioè Ranieri è un po' la riserva una riserva ma dove l'hai comprate quegli occhiali scusa a Bologna mia, eh, ho mia cugina ah. Raffaela Casini. Raffaela, eh, che Ma fa l'occhialaia? No. no, che fa l'occhialaia? Sì, che produce ah. questi occhialetti. Certo. e Allora, vedi, ho detto fammene una certo. qualche copia rosso blu. Però, se, se li vuoi, io. guarda, eh. domani mattina tu avrai gli occhialetti. Beh. Adesso Un grado chiedo, e mezzo, grazie chiedo, un grado e mezzo, tu okay. quanti gradi hai? Tre, perché ho, ho anche qualche ventina d'anni più di tre. Eh sì, qualche ventina. Cosa dici? Insomma? Vabbè, comunque va bene. Poi uno Comunque che tu ci vede vuoi un grado e mezzo, va bene? Basta? O vuoi due? No! un grado e no, mezzo ho detto un grado e mezzo abbiamo allora, chiuso un grado e mezzo benissimo, a, posto, benissimo. A, posto. a te non te li faccio vedere perché no, ma anche lui spray. ha bisogno eh? sì, ma no mi... questo ha bisogno di 10 gradi, dieci per gradi. sotto <ride> zero <ride> però non mi interessa il rosso blu e il concerto c'ha un piede nella forza Bologna ma... quarto Bologna cioè, in realtà quarto, quarto. quarto. ma scusa Quario. stiamo tornando eh certo. ai vecchi tempi <ride> Beh, insomma, i vecchi così si gioca solo in paradiso gioca benissimo il Bologna gioca benissimo gioca bene senta preferirebbe il Bologna in Champions League o la caduta del governo? Eh, lo so, presidente. Che domanda, che domanda, eh, so, che domanda. Eh, eh, no. è per quello che io non voglio venire? No, mai, perché insomma. noi ci mettiamo di no, fronte alla una domanda. Ma scusi, ma questa è una domanda eh, sì, semplice. semplice cioè... non, non mi puoi fare questa eh. eh. Il Bologna è una fede, ricorda? Sì, quindi, meglio il Bologna in eh. il Campionati? Non lo so, tanto il governo non cade. Scusa, appunto, perché stiamo parlando di niente. Il sì, Bologna e il Campionati ci potrebbe andare. Quindi, però. meglio il Bologna, ma le lo terrebbe Chiago Motta? ah magari se ci eh, rimane invece va la chiede. Juve eh? Eh, ho paura che eh, le sirene delle eh, grandi sì, eh, sì. siano An dietro l'angolo anche zirzella attaccante il Bologna se ne va eh, però ne abbiamo tanti Abbiamo anche Castro adesso, sì, beh, adesso Non, non, fide, Castro, eh. se non un gol. fide il Castro Non no, fide no, il Castro no. Se è mangiato un gol Niente Col eh, sì. si Se smarcato bene eh, Purtroppo eh. Certo certo Senta come sta La senti sta primavera Che è arrivata Frizzante Frizzante, eh, 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 eh. frizzante Una bella primavera Ma c'è caldo vivace, Gia, Perché qua è tornato Un po' fresco Molto caldo Scusi, loro vivono a Milano Molto caldo Ti capire, devo dire Che le previsioni del tempo Sono due o tre giorni Si inclinano un uh, po Uno domani Freddo e pioggia E però poi ritorna bello 27 gradi siamo, abbiamo già studiato per tutto. cui abbiamo anche dato a un giorno da pecora eh. le comunicazioni, comunicazioni in ordine alle certo, forecast. Certo. Che ne so, mica faccio il meteorologo. No, Scusa, eh. a Meloni non lo sai invece, ma dove va il mare il weekend? Quindi, come siete gradi? No, io vado a vedere Bologna-Monza certo, sabato. Sabato, si La Virtus domenica. la Virtus. e faccio una cosa molto bella virtus sabato basket. mattina, molto mm. invece più seria: sì. che coi parlamentari bolognesi incontriamo i genitori dei ragazzi autistici. Mm. Che è e... La giornata dell'autismo no, c'è stata la giornata sì, dell'autismo sì, è stata scorsa. la settimana scorsa, però ci sono un sacco di problemi che hanno questi genitori. Prima di tutto, non solo il dopo di noi, ma anche l'esistenza. Per cui devono riuscire ad avere alcune cose tipo ad esempio dei congedi più, più, più larghi da parte dei datori di lavoro. Questioni molto complesse anche di assistenza sul territorio, eppure noi Bravo. siamo una regione relativamente sì. fortunata. Senta Presidente Casini, a proposito di, eh, di, di questioni molto complesse, lei è nella Commissione Affari Esteri, perché non si riesce a, eh, ad ottenere il cessato del fuoco a Gaza? Beh, non si riesce. Adesso diciamo, Sembrava, che, poi... diciamo che probabilmente in queste ore è in corso anche una qualche trattativa per gli ostaggi, ma mm. quello che è importante è dividere molto bene lo Stato di Israele. Io personalmente sono un fautore dello Stato di Israele al 100%. E la politica deleteria che sta facendo Netanyahu. Non possiamo identificare Israele con la politica del suo governo. I governi passano, gli stati rimangono. Israele va aiutato. Il governo di Netanyahu, prima se ne va, meglio è per Israele e per tutti, perché ha compiuto il miracolo di isolare Israele e il mondo, ha dato ad Hamas il monopolio della questione palestinese, mentre Hamas evidentemente tutti i problemi ha salvo la questione palestinese, la sta strumentalizzando, però insomma questa politica che ne teniamo per me è molto negativa. Senta, e Italia ed Europa sembrano niente, cioè non avere nessuna voce in capitolo. Ma non esistono, l'Italia cioè, ed Europa bisogna che noi siamo seri, sì, sì, no, cioè, infatti... la nostra capacità di incidenza sulla questione palestinese è zero, anche perché negli anni scorsi abbiamo sempre detto degli slogan, due popoli, due stati, però quando c'era poi da condannare gli insediamenti, Massicci del, 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 di coloni. Israele nelle, nel, nella Cisgiordania non abbiamo mai detto niente. Allora, dire due popoli due stati e, chi, e girarsi dall'altra parte quando stanno insediando mm -hmm. centinaia di, di coloni nei posti che dovrebbero essere riservati ai palestinesi vuol dire di fatto contraddirsi palestinesi. Sarà troppo Ma di tu... sinistra questa posizione. No, è la mia posizione ah. tradizionale. No, Guardi, no, no. le racconto un episodio, sì. un episodio che non ho mai sì. raccontato. Sì. Ehm, una volta feci una dichiarazione da giovane parlamentare sparata a 360 gradi contro l'OLP e Arafat, Forlani, che era una persona molto moderata, non l'ho mai sentito urlare. L'unica volta che l'ho sentito urlare, mi ha convocato nel suo ufficio spiegando che non avevo capito niente, mi ha tenuto due ore assieme a Franco Maria Malfatti e mi hanno spiegato. I fondamenti della politica medio orientale della democrazia cristiana. Fu, fu l'ultima volta che L'ultima volta, esatto, sì. la... volta che ho sbagliato su questo L'ultima volta che ho sbagliato su questo argomento. 1900: eh, Lascia perdere, ormai mi sono dimenticato sì, no, volta no, La volta che memoria degli anziani eh, come noi si, si ha ragione, eh, ragione, eh, ragione. fa difetto. Sì, sì. Ma invece, sei d'accordo con il Papa quando dice che nella guerra in Ucraina bisogna avere il coraggio della bandiera bianca? No. Secondo me il coraggio della barriera bianca significa incentivare i russi a fare quello che vogliono in Europa. E mm. assolutamente. Io capisco perfettamente il Papa che dice questo. Perché il Papa dice quello che Giovanni Paolo II ha detto sulla guerra in Iraq, per mm. cui non, non mi meraviglio, lo rispetto profondamente, ma, ma credo che dal punto di vista politico noi dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina. Senta, e, e, parlando di cose un po più di terra terra, lei che è esperto di casini, ma sti casini del centro-sinistra. Mamma mia. Lei ha capito cosa sta succedendo? Tu col tuo occhio esperto, esperto che lettura dai? e col suo occhiale, fa... tra l'altro, anche già. Ma dunque, io do la lettura eh. Eh, più semplice. Mm. Dunque, la opposizione si è divisa in tre per le elezioni politiche: 5 sì. Stelle, PD, alcuni alleati minori, e eh, Il mm. Risultato è che da una parte abbiamo un governo. Pieno di contraddizioni e di mediocrità, so, dall'altra no. parte, abbiamo tre opposizioni. Eh. Pensare che in vista delle elezioni europee eh. che sono proporzionali, le tre opposizioni si mettono assieme per creare un'alternativa, è da gente che non capisce niente di politica. Ah, quindi è solo per... Fino mm. all'11 giugno siamo destinati a vedere le cose che dividono i partiti di opposizione. Mm. Dopo l'11 giugno, in particolare. Se la somma dei partiti di opposizione sarà più forte dei partiti di governo, saremo destinati a vedere qualche Quindi cosa. Quindi lei è favorevole altro. al campo largo. Quello che viene chiamato. Tutte stupidate, Vabbè, Campo Largo, come lo vogliamo Campo... chiamare? Vabbè, ho ho Ma lasciamo perdere. Questi... Le cose ah, esistono già, anche quando gli dai un no. Già eh. questi, questi esempi bucolici mi danno mm. sui nervi. Vabbè, eh, Campo... eh. Eh. Bisogna fare delle politiche alternative mm. e averle perché non basta essere contro, bisogna. Mm. Questo lo ha dimostrato anche tutta l'esperienza berlusconiana. Mm. Si sono sempre uniti contro Berlusconi. Mm. Il risultato è che quando Beh. hanno dovuto governare poi hanno fatto fatica a farlo. Certo, però, hanno vinto allora... volte. esatto. Però, alla fine mm. dobbiamo cercare di guardare a non ripetere gli errori del passato. Ma è passato, meglio vincere no? avendo difficoltà a governare o, o perdere essendo più, eh, diciamo, avendo una linea scusi, più comune? è meglio vincere governando bene. Eh, grazie, certo. Co eh, ho capito. Così è facile, scusi Presidente Casini. Eh, eh. Ma il. Eh. È vero che eh. il meglio è nemico del bene, eh, certo. ma cerchiamo di tendere al meglio, è sua se no... questa del meglio, Io adesso, la prossima volta verrò col Vade me, Beh, certo, verrà ecco, sì, sì, no, sempre meno, perché non bisogna affezionarsi, a casino? No, no, eh. no, perché... no, vabbè, sfuggente. vabbè, scuggio. Sì, 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 sì. No, ma secondo lei è più colpa di Conti o Schline nel, 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 nella lite 5 stelle PD? Non lo so, non sono un esperto. Ma come non è un esperto, oh, non sono oh, un esperto oh, del ramo, oh, non oh, sono un, ma esperto un esperto del ramo, ma ho capito: Ma non sono un esperto eh, del ramo, ma scusi, non so esattamente che cosa è interloquito. Eh. Io credo che la Schlein si stia comportando bene, che eh. cosa deve fare? No, quello ho che detto. ha fatto in eh. Puglia, mi sembra obiettivamente una cosa. Però voglio dire una cosa, sì. arresti in Puglia eh. oggi. Ho visto che ci sono stati degli altri. Palermo arresti. di Fratelli d'Italia. Palermo per conto di Italia. Scambio. Allora, c'è una questione morale nel PD? O, o, allora, o, o, c'è no. una questione morale mm. grande come un macigno in tutta la politica. Mm. Perché ritenere che con la prima repubblica si è liquidata la questione morale e oggi la politica è popolata da angeli vuol dire essere fuori dal mondo. Mm. La questione morale esiste, c'è. E tutti i partiti devono affrontarla. Tutti Ritenere che ci sia una questione morale che riguarda gli altri, fare la campagna elettorale sugli arresti significa essere completamente privi di qualsiasi... Eh, realismo, identità seria della Parlo politica dei 5 Stelle quindi. Tutti. No, perché 5 stelle non in faccia momento... la destra la questione... Le, le, non identifichi mm. migliaia di militanti seri che esistono mm. nel PD e di dirigenti seri che esistono nel PD con alcuni fatti di malaffare ma la stessa cosa non faccia il PD per quanto riguarda Fratelli d'Italia e gli altri, mm. perché le pecore nere vanno isolate da tutti, non possono essere le ragioni per identificare il malafare in un partito piuttosto che in un altro. Mm. Purtroppo il malafare è, è trasversale. Ma il PD è la nuova DC? Ma la DC è finita. No, perché vabbè, è? Dove... È... Lei è un esperto, è l'ultimo dei democristiani Ma... Ma, non... Conosce, Ma, eh. Non eh. Si... Ma non si può pensare oggi mm. di dire... Che ci sia una DC, non c'è la DC perché non ci sono più le ragioni storiche e politiche, mm. per cui non c'è nessun partito che è la DC. Mm. Purtroppo, aggiungo io. Eh, perché le piacerebbe, Pu eh? Eh, ma magari, eh, eh. Potrebbe... anzi, la prossima eh. volta invece che lo Scudetto del Bologna vengo eh, con ecco, quelli della DC. Certo. Me lo ricordi? Sì, sì. senta alle europee per chi vota lei? Per il PD, per chi vota, l'ha detto come <ride> non, so, ma non è una notizia, scusate, no, dato che di solito ho, ho, fai delle domande intelligenti. No, però pensavo, ho visto pensa... l'entusiasmo della risposta: cioè, vota PD. Proprio no, convinto ma con la bandiera rossa. Scusami, al se, si, <ride> se si candida Bonaccini ah, è, ah, certo. è un ottimo presidente della regione, per cui mm. sarà un ottimo parlamentare europeo. Lo voto volentieri. Poi di... da noi ce ne abbiamo degli altri. Sì, sì, del panino da. di Gleine, no? prima un candidato della società civile, secondo un uomo, e terza lei. è tutta la vita che mi. Parlano dei panini, panini perché strategia. il tema. E se ne hai mangiati liste... pure? Eh? Eh, sì, purtroppo <ride> ho mangiate, a volte qualcuno me ne ha mandato pure di traverso. Eh. Le, le liste sono sempre un problema so. enorme mm. da quando hanno inventato quella che significa politica, perché l'alternativa mm. è peggio mm. sì. che non ci sia la politica, e cioè chiesto... che ci sia l'uomo forte, che ci sia la dittatura. Hanno... Per cui teniamoci i panini, mm. qualcuno ci va di rovescia, no, di traverso, e no. pace. Non le hanno chiesto di candidarsi. Ma lasciami, siamo su scherzi a parte no, siamo un giorno che, da pesca. No, 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 io mai sono fatto, venuto sono già candidato 13-14 volte. Eh, per cui, no. francamente, se no. me lo ridici quasi quasi, quasi chiamo eh, la Schlein e eh, gli esatto. dico di esatto. candidare. Sì, vale. Ma l'ultima volta che l'hai sentita? La Schlein, di cosa avete parlato? Eh. Dell'Ucraina. Dato che ho parlato per l'Ucraina, c'erano alcune posizioni che non mi convincevano. L'ho chiamata perché sono una persona all'antica. Non mi piace. Eh, rompere le uova nel paniere ma mi piace la chiarezza e volevo la garanzia che su alcuni temi fossimo d'accordo perché aveva il dubbio Io che volesse tema cambiare un po' ma per la senti me spesso un... la senti no, spesso no, non la sento quasi mai ma quando c'è necessità quindi non sei suo consigliere quando... Un po'... Faccio idea. fatica con sé a me stesso. Fatso, se posso fatso fatso con fatso. Con se la stai, andando fortissimo. Fortissimo, stai come, andando fortissimo come Gianni Morandi mi, andando... mi dice eh. un'ultima cosa che adesso se ne vuole eh. già andare via. E, ma il ma, pre... perché? ma no, perché, perché se ne va su? Ho, un, ho una sciata una, una, una cosa, e poi c c ho anche la cervicale. Il premierato mi dà fastidio stare condizionata. Ma qual è condizionata che fa un caldo porco? Ma il premierato, secondo lei passa? Il premierato, secondo me. Lo fanno passare prima delle elezioni europee, prima che ture, lo facciano ehm. passare nelle altre letture, ho dei dubbi e comunque consiglierei molta cautela perché l'opposizione non ha una linea univoca ma un no univoco arriva su questa riforma nel referendum ci pensino bene perché le riforme sono destinate queste qui soprattutto ma è vero che non tocca i poteri del Presidente della Repubblica come dice il centrodestra? scusi no, dico, eh, il eh, centrodestra. anche un bambino o eh. eh, un ragazzo al primo anno dell'università capisce che tocca i, soprattutto i poteri del Parlamento mm. che già sono in qualche modo lateralizzati con questa riforma ma vengono anche... proprio annullati ma ovviamente anche il Presidente della Repubblica eh, eh, Presidente Casini se ne vuole andare ci ha lasciati no no, la no la lasciate, ma nessuno che la dica lasciate la che dica il collo. La, ma ma cervicale, la cervicale ma ci lasciate così scusate la qua. ma, fa male il qua. Giro, ma c è, è già sì, oggi la cervicale è qua sono vecchio. vecchio voi dovete invitare i giovani ma no, no, guarda, ma Conte, no, no, eh, sì, eh viviamo, loro eh. grazie a Pier Ferdinando Casini ex presidente della camera se la lasciate perdere di dirvi sempre ex e futuro e futuro sappiamo cosa e futuro sappiamo cosa futuro come diceva Emilio Colombo siete screanzati questa era in uno. questo è il giorno della pecora l'unica trasmissione per, per Screanzati Screanzati dove va? ciao Pierferdi Da pecora. A un giorno da pecora Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Palermo, arrestato per voto di scambio consigliere di Fratelli d'Italia, fermato prima che facesse in tempo a passare al PD. Il governo presenta il DEF senza indicare gli obiettivi. Giorgetti, non è tempo di fare promesse. Alla maggioranza conviene lasciar fare all'opposizione e vincere per inerzia. Esteri, Netanyahu annuncia il ritiro dell'esercito dal sud di Gaza, ma la CNN denuncia di non aver visto le truppe spostarsi. Netanyahu intendeva che avrebbe spostato il confine. Il ministro della difesa israeliano precisa che il ritiro dei carri armati non significa la rinuncia all'offensiva su Rafah e che non vuole danneggiare i carri armati con i bombardamenti aerei. Finte telefonate di Biden agli elettori, la voce del presidente clonata con l'intelligenza artificiale. Gli elettori se ne sono accorti perché non perdeva il filo del discorso. Biden, dobbiamo vigilare sull'intelligenza artificiale che si sostituisce alle attività umane e assicurarci che sia in grado di comprare armi. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio. Uno, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Martedì 9 aprile sì. 2024 su Rai Radio 1, sono eh. passati 350, 500, 500... Quanti? <ride> Quanti giorni mezzanotte sono passati? 40, 45. No. Ma come mezzanotte? mezzanotte. Ehi, Buonanotte. Che... Buonanotte. 535 giorni Ehi, dalla la... nascita del governo di Giorgia Meloni. Palindromo, quindi. Sì, bravo. Eh, Mancano grazie. 60 giorni alle elezioni delle 60 precise dell proprio, quindi due mesi, incredibile. Oh. E 46 giorni ben trascorsi da quando Alessandra sì. Todde ci promise eh, che si sì. sarebbe eh, tinta la ciocca e anche da, 33, da quando Marsilio. Sì. In caso di vittoria eh, in Abruzzo, ha eh, eh, garantito sarebbe venuto a tagliarsi la barba da noi. Sai che mi chiedo se Marsilio può raggiungere Todd nei giorni. Oppure, no, nel senso che vanno no, avanti. No, cresceranno sempre eh, insieme. Insieme, quello, sì, sì. E vabbè, certo, adesso non possiamo che scendere dopo eh, aver ospitato l'ex presidente della Camera e del futuro presidente della Repubblica, Pier Ferdinando Casini. Vediamo se nel nostro buio cam si vede qualcosa. Si vede del buio, sì. una cravatta. Eh, elegante. Sbai, insomma, elegante mi sa parlare qualche cravatta. Ma, ma non lo so, vediamo chi cede. Dai, ecco a voi Ricciardi, Riccardo Ricciardi Lui è la sua trasparenza Per tutti Lui è ormai il grande Comandante Che Di massa Riccardo Ricciardi. Vicepresidente del Movimento 5 sì. Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle stesso, ma soprattutto membro della commissione di vigilanza della RAI. Ah. Vigilanza, la RAI, sì, no, la vigilanza, questa no, no, no. non scordiamoci. Questa. Ma questa eh, c'è ambulanza Tra l'altro, no, è vigilanza, no, vigilanza, questa, vigilanza ma è no, Tra l'altro, che... straniera, non straniera. La la italiana. Sì, sì. E, e come introdotto, la sentita la segreta del nostro CDM? bellissima con uh, Asta, sempre esatto. Perché solo, la chiamiamo solo noi ormai il ceghevara di Massa? O la chiamano? No, purtroppo mi <ride> <ride> ah, chiede chi, chi. anche, anche qualcun, qualche collega. Collega nel faraonese sì, l'ha preso sì. sentendolo da noi o perché già lo sapeva? No, penso l'abbia preso da voi. Ah che bene, almeno serviamo... abbiamo contribuito a impreziosire <ride> sì, sì, il suo curriculum. Ma chi, chi sì. in particolare la chiama c'è che va rimasta dentro i 5 stelle? No ma qualche volta mm. dei, dei colleghi. Ma dai, tipo ci dica dai, i nomi, fanno. non è grave, non è che eh, se voi siete Silvestri, tra... no, 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 Silvestri, 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 capogruppo, capogruppo, ah, sì, la capogruppo, camera dentro i 5 stelle, poi chi? No, vabbè, basta, basta lui. Basta lui, lui, Beh, lui. il gatto Silvestri, <ride> ci pensa a lui. Senta, e, e, vabbè, ma e, qual è l'ultima cosa da, da rivoluzionario che ha fatto? Da rivoluzionario? E, ecco, è il Che Guevara di massa e uno si immagina che... Ho smesso di fumare. Quella... Bravo, bravissimo. Ma questo è da Questa... quando... Da novembre. Da novembre, vabbè, da novembre. Quindi, sì, insomma, è... quindi da rivoluzionario al contrario. già detta questa forse, forse secondo me. No, 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 no. no. Ah, da novembre? Da novembre. E da mantiene novembre. proprio 0-0 o...? O fa il mandato a zero no, la, sigaretta. la sigaretta quella elettronica ah, però ah, ah, so, ah, è un'altra cosa eh dai. sì vabbè però non è proprio smesso di fumare no 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 è un'altra cosa un po' democristiano come smesso di fumare è una rivoluzione un po', po, un po, rivoluzione po così, un po così una rivoluzione a passo lento ma comunque esiste. sì rivoluzione comunque borghese diciamo. comunque c'è comunque mm -mm -mm. c'è mm -mm. senta la confondo ogni tanto col commissario Ricciardi quello di no, di, no? ogni tanto con il virologo il virologo Walter Ricciardi l'altro giorno abbiamo fatto trasmissione insieme non sapevano chi, chi? quando dicevano ricciardi non so. ma dove eravate? alla 7. tra l'altro non avete niente in comune perché beh, no. è calvo non c'ha la barba il cognome no, ma quando dicevano Ricciardi lei cosa ne pensa eh. non sapevano chi dei due eh. dovesse intervenire sì. Sì. esatto quando la domanda era sulla sanità io stavo sì, zitto no. ma siccome anche sulle probabilmente... altre io fossi stato in lei eh. ora no, che sei veramente caffone no, no, perché ne... devi trattare mai ah. il vicepresidente no. del Movimento 5 Stelle sì, cioè non è l'unico vicepresidente eh, del Movimento no. 5 Stelle sono 74 c'è lei c'è c'è l'Appendino la la Taverna Taverna turco, turco e gubitosa, e Gubitosa, abbiamo fatto gubitosa, eh. Lo so, purtroppo mi <ride> è toccato. Pu gubitosa. Purtroppo è venuto, sì, sì vabbè, insomma, è, 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 certo. Non insomma. è divertente quella taverna. Ma senta, lei che è di quelle parti lì, di quella zona lì, insomma, in Toscana, è stato al Twiga per Pasqua? No, che per Pasqua, non so, no. no ma non ci non sei stato mai problema. stato? Eh. Sono stato tantissimi anni fa. Ma di nascosto? No, no, no. Quando non era ancora nei 5 Stelle? Eh, non lo so, sai adesso non so. la fanno più. Non lo so, entrare. Non lo so perché poi prima Sto del ehm. Twiga cambiò un sacco di nomi quel posto. Ah, poi è diventato no, Twiga, certo. No, io non non voglio sapere se è stato nel luogo, eh, sai, non me lo ricordo. A me sembra che si chiamasse già Twiga, quindi c'era già Santanché c'era Briatore, Briatore. Ah, sì, eh. ne, ne, ne parlammo. Lui eh. quando si annunciava Briatore partiva la macchina da Formula 1. Uno, certo E comunque non c'è stato, insomma. oggi c è, è più calmo, però. Perché comunque ieri c'è sì. stata una piccola Cherelle televisiva. Eh, ha litigato all'aria che tira con, ma ha litigato, ha fatto tutto. Lui, eh, onestamente, sì, sì, io sì. ho detto solo una cosa e lui ha cominciato a fare questo mm -hmm. piccolo show. Senta. Che onestamente non ho neanche capito. Senta. Il tono: senta, eh, signor Ricciardi, lei che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle insieme a tutta l'altra altri dico, sì. ma che casino avete fatto a Bari? Ma non c'entrano niente vicepresidente. vicepresidenti, eh. no? Che c'entra? Vabbè, e dei 5 Stelle, quella si dissocia, no, eh, no. Eh. ma lì eh. sembra che sia stata una cosa voluta e studiata. È arrivata, no. una. È arrivata una cosa. È che l'ha decisa Conte l'indagine, no, l'inchiesta. Però scusi, lei sa I che in tempi l'ha decisi Conte. Se accadeva oggi, le primarie erano fatte. Mm, mm. Lei sa che Conte ha chiamato. Eh, Tanto, ieri abbiamo fatto un errore clamoroso dicendo che eh, Conte ha chiamato mercoledì prima di Pasqua eh, l'Isline che quello è il mercoledì delle ceneri. Non è quello lì, ci hanno scritto tutto quanto. Voi decendete molto prima, vabbè. Comunque, al di là di questo, eh, il mercoledì prima di Pasqua, Conte di mm -hmm. aver parlato con Oshline dicendo: Guarda, se arriva un'altra inchiesta, io non reggo più nessuno, eh, però, eh. io. Questo non, non lo so, ha detto so. Conte. Ha detto se vuole, glielo recuperiamo. Anche l'ha detto credo eh, ad accordi e disaccordi, e poi è arrivata. Eh, allora è Conte, conte no. il procuratore capo, di, no, di Bari. lo non è che lo mm. sapeva informalmente, ma secondo me, no. Secondo Beh. me, nel senso, c'erano c'era l'inchiesta quella su, sì. su Bari prima che, su, sulla la, la regione cioè che hai coinvolto sì c'era quella prima su, sì. sul, sul comune di Bari sulla sì. partecipata sì. che probabilmente come accade in questi eh, momenti qui mm. può anche allargarsi sì. quindi secondo me poteva riferirsi a quella precedente in realtà mm. ne è arrivata un'altra sì. e... quindi cosa vuol dire questo nel senso che, che perché dire... non si potevano fare le primarie? Ma perché evidentemente c'è da dire, fermiamoci un secondo: perché se qui è una pratica il mm. voto di scambio e ci sono persone che in qualche modo eh, fanno parte di questo sistema, fermiamoci: probabilmente mm. innanzitutto il metodo primarie in questo momento non è il metodo giusto, mm. e fermiamoci un secondo. Perché, secondo, secondo lei, il, il voto di scambio poteva anche intervenire nelle primarie? Eh? Eh, beh, si è già visto in passato mm. che c'è stata una, una Ma e chi avrebbe favorito un... no, il non, eh non no, lo so, chiedo, ma no. sicuramente è un clima. Mm. Io non, non dico che i candidati ah, assolutamente, no. Brava, eh, no, che assolut questo. assolutamente no. Perché sembrava che voleste assolutamente no. Però c'è sicuramente un clima mm. che non favoriva in quel momento un'elezione primaria. E c'è un mm. partito che ha dei problemini Che è il, PD. È che è il PD che è ha che dei problemi, il PD. Eh, sono, mi sembrano insomma ma ce eh, la dica che premi il PD eh, ci cioè, eh l'ha detto, detto anche Conte l'ha detto anche Lashline eh. che bisogna eliminare come li ha chiamati i cacicchi mm. sì, e il bastone. vabbè ho capito però, però non è che non, non si fanno più le elezioni se non eliminiamo i cacicchi no però quando arriva una mm. Roba del genere, in due settimane arrivano mm. due inchieste, una sulla regione, e una sul sì. comune, fermarsi e mm. dire signori facciamo un attimo il punto mm. e tabula rasa e ripartiamo, mm. Mm. secondo me era stata la cosa mm. giusta, io Tutto non ho questo... capito la risposta della Schlein così piccata. Tutto questo voi a Bari mm -hmm. appoggiavate il candidato, l'avvocato Michele... La forgia, la forgia, che poi vabbè, eh, Conte chiama la Forge, ma vabbè quello, ma, ma quello <ride> eh, Conte fa che viaggia sì, capito, oggi qua, domani. Gli è rimasto la scelta. Non sangue. siete i soli ad appoggiare ad appoggiare la eh, Forgia? Lo sa, eh, infatti. lo sa chi altro appoggia la Forgia? Me lo vuoi dire, no? Lo sa lei? Lo sa, ma non lo vuol dire. No, lo dica guardi perché se no le facciamo sentire la Forgia cosa ci ha detto ieri. No, non me lo fa. Facciamo sentire la Forgia. Si prende la responsabilità. Me l'ha detto lui. l'ha detto il candidato. Abbiamo chiesto alla Forgia chi lo appoggia, chi l'avrebbe appoggiato. Le primarie di, di, di Bari? Una serie di partiti, movimenti, associazioni, c'è cioè Italia Viva, ci sono i socialisti, c'è cioè una parte del PD. Scusi, ha detto, ha detto Italia Viva. Ha detto Italia Viva. Ha detto Italia Viva. Ha detto proprio così. Ho ho detto sentito io. Cioè, lo sapeva Renzi questa cosa? Non lo so, deve chiederlo a lui. Ah, ma quindi lei ha l'appoggio di... Penso di sì, però. Ah, sì, 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 le... Ma lei ci ha mai, par... sì. ha mai parlato con Renzi? No. L'ho incontrato una volta che è venuto a Bari. E, e lei, lui non le ha detto, ma ti appoggiano anche i 5 Stelle, io no, con loro non vado da nessuna parte. No, ma non è successo solo a Bari, è successo anche da altre parti. Sì, eh. sì, però è sorprendente. Cioè, a Bari siete alleati con Renzi. Eh, oh, nessuno è perfetto no, Ho capito, ma già eh, c'è no. un casino che non si capisce niente Siete alleati con Renzi Manca calenda poi eh, sì, Ma come fatto... mai con Renzi? Vabbè, ma perché la forgia ah. non è una candidatura 5, 5 stelle, stelle È certo. una candidatura che è stata eh, portata avanti da realtà sì dal territorio città, sì. dal territorio e noi l'abbiamo insomma abbiamo quindi siete alleati sostegno. di Renzi a Bari a, Senna, a Bari no. sosteniamo il solito candidato sì no dico il solito candidato siete alleati di Renzi eh, c'è cioè, da vedere ora cosa accade sì no certo, eh. ma quello dipende sulla, però... forgia, sulla forgia entrambi mm -hmm. evidentemente riteniamo che sia però c'è la possibilità che sia la Forgia che l'Eccese facciano un eh. passo indietro si faccia un altro nome vediamo questo mm. lo stanno discutendo in queste ore io non ho elementi da certo. darvi in più rispetto eh, andate... a lei cosa sa scusa? niente niente, niente eh. ma fondamentalmente niente, <ride> se no non lo manderebbero in giro così. Eh. E mi hanno fatto vicepresidente. Un po'. Ma perché per sbaglio? Ma chi c'è oggi qua? Nel senso, hanno dovuto fare alcuni che si conoscevano e poi hanno preso altri. Che così senta. E nel caso, se non si ritira nessuno, centrosinistra va diviso a Bari: due candidati centro centrosinistra e uno del centrodestra. Non avete... Chi è il centro-destra? No. Adesso eh, se, eh, Romito, non so come si chiama, non so, eh, sembra che ci ah, sia una No, no c'è ecco, un candidato volevo, a beh, Bari beh, che, beh, che beh, sembra beh. sia stato scelto. Comunque, non ha importanza chi è, lo sceglieranno il candidato. E, e, ma non avete ancora capito, scusi, eh, signor eh, Ricciardi, che dovete stare uniti per vincere? Cioè, mm. e non, è, è, non è difficilissimo come concetto. Eh. Le spiego: divisi si perde, uniti, uniti non, si... non sempre, non ma sempre. aumentano eh. le possibilità di vittoria. Non è difficile, eh. no? Ma allora, innanzitutto nei comuni. È una legge elettorale che mm. ti permette anche di andare divisi al primo turno sì. e unirsi al ballottaggio. Certo. quindi questa è la legge elettorale mm. comune. E con questo ragionamento, allora in Sardegna dovevamo tenere dentro anche mm. Italia Viva, Azione, mm. e invece vedo che in Sardegna col PD e sì, la, sinistra, all in, all in, all in, la cioè sinistra abbiamo vinto, sì. mentre in Abruzzo con tutti mm. dentro da. L'estrema sinistra al, al centro mm. abbiamo perso, sì. quindi non è, quindi non è, diciamo, non è no. al, al, poi soprattutto nei comuni: nei mm. comuni c'è cioè un primo turno che se non arrivi sì. al 50% vai a fare il ballottaggio. Mi mm. sembra anche una legge elettorale mm. che favorisce più, più possibilità di scelte. Poi è chiaro là dove siamo uniti, dove si può andare uniti, siamo andati uniti. Sì. Eh a Bologna oh. siamo uniti a tipo Napoli siamo stati uniti le ultime politiche e questo devi chiedere a Letta. a Letta è colpa di Letta certo è eh certo. sì, sì, eh, sì, 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 no certo. è colpa mia sì sì perché eh. voi volete stare unità ma sembra quasi che ce l'abbiate ce l'abbiate più con Schlein che con, eh, eh, con con il PD che con il Fratelli d'Italia ma non è vero ah. ma non è vero è chiaro mm. che col PD se dobbiamo fare un'alleanza insieme mm. e dobbiamo andare insieme è ovvio che ci sono dei paletti sembra quasi mm. che a volte eh, sulla, soprattutto sulla questione morale, se la, il PD voglia imitare il centrodestra, mm. cioè a volte parte del PD faccia spallucce rispetto a queste cose, dica mm. che siamo garantisti. Quindi, noi mm. pensiamo che diciamo il centro-sinistra non deve fare come il centro non deve sì. assomigliare al centro-destra su questo perché altrimenti la gente sceglie l'originale senta come... eh, signor Ricciardi lei che è, insomma abbiamo detto un vicepresidente di peso insomma, che è molto <ride> informato <ride> sulle cose preparato la sua... dentro poi saprei... <ride> proprio nei gangli lui sì, 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 <ride> sì, nei gangli lo chiamano Riccardo Ganglo eh, Ricciardi <ride> vi dà delle notizie Beh, sì, sì, sempre in esclusiva sì sì sì, 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 sì. lei dice voi. che quando lei, per alcuni è, è, è stato identificato come nel cerchio magico di, di Giuseppe Conte mm. No? E lei risponde sempre un po' infastidito quando le dicono il cerchio ma magico. c'è un cerchio magico, ah, ma ci sarà qualcuno di cui Giuseppe Conte si fida un po' più che degli, più che degli altri dentro il Movimento 5 Stelle? Io non so niente, quindi niente di me, non di me niente. probabilmente. No. Ma no. qualche volta non vi, eh, ha, avete parlato, vi ha chiesto, ce la conosci? Eh? Sì, salutiamo. La no, ma ci sono dei ruoli statutari: sono i vicepresidenti, sì. poi ci sono i capigruppo, Camera sì. e Senato, no. i coordinatori delle Sì, Ma vi comunitari. parlate ogni tanto? Sì, con Presidente sì, Conte. sì, ma facciamo riunioni, diciamo. Ah. Eh. Settimanali per capire su... il suo livello, l'ultima barzelletta che vi ha raccontato Conte? No, non racconta, non racconta delle allora fa... allora fa... banale. allora non conta niente. Perché guardi, ci, ci garantiscono che. che... Chi ha detto gran... Gubitosa? No, no, Gubitosa, anche certo cioè, Patuanelli. Cioè, altri la Baldino. insomma, nel senso... mm. Ma lei quando gli dà un consiglio al presidente Conte, lui l'ascolta? Spesso, spesso e volentieri, sì, lo recepisce mm. lo recepisce. Mm. 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 Vogliamo provare a fare un esperimento? Devo no, aspetti, no, no, dico, fare un esperimento in diretta. È un esperimento eh, eh, comunicativo, sì, eh, e antropologico. Ah, però. Neanche, anche. Mm -hmm. no, ma, eh, le mando un messaggio vocale, audio? Ah, well, no, se... non no. risponde. Non rispondo. C'è cioè, tempo, ci sono dei tempi. Dei tempi, dei tempi abbastanza urgenti. Sì, cioè, sì, se sì. lei manda un messaggio adesso al presidente Conte, lui risponde tendenzialmente... no se Dico urgente No, 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 no. Se, se lei gli manda un messaggio tipo... guardi, se, 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 ciao, sono un giorno da pecora e mi chiedono perché non vuoi mai venire qui. <ride> Io credo non, non, non risponderà. Non risponde tempo. Ma vabbè, ma, eh, però possiamo, possiamo provare, provare. Facce, Un messaggio audio. Audio? No, no, cosa preferisce no, scritto, lui? Scritto, 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 scritto. Proviamo a farlo scritto, lo facciamo no, adesso ma insieme. Ma scusa, ma quel numero che lui ha è quello che... che... Tira fu fuori intanto perché si ferma ogni volta... No, quello poi vi uh -huh. lo scambiate in no, no, cavolo, vado, di, vado, di vado, persona. Il lungo, ci ma il numero finisce con 4? Eh, ecco, vabbè, adesso questo è un po' forse... Eh, non lo so, comunque adesso vediamo, poi ce lo dice. Tanti... No, ma proprio non sa fare due cose sì, insieme, sì, un maschio sì, medio? Sì, eh, Riccardi, sì e poi... finisce con quattro. Quattro, quattro. Quindi abbiamo di fatto È svelato scrivetemi. svelato il numero del Presidente Conte. Beh, oh, no, con finisce con 4. Ora allora, stiamo scrivendo, aspetti che guardo cosa scriviamo in diretta ah, al Presidente aspetta, Conte. Aspetta, 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 no, no, aspetta, beh, aspetta. Non, voglio, non, non le leggo l'altro, giuro. Sono un giorno da pecora. Eh, vogliono sapere, sapere perché, perché non, non vieni mai, non vieni mai non... ospite da, da, da loro. Perché non vai eh, mai ospite da, 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 da loro? Vai. Visto che va l ovunque, sì, tra, La è... no, no, questo non aggiungerebbe? Lo da loro punto basta che abbiamo scritto sono ciao doppia spunta fino, fino a che ora siamo quale qua. c'è 15 doppia spunta grigia vedo eh. quindi comunque l'ha ricevuto <ride> ma non l'ha letto non aggiunga altre ah, no c'è l'opzione ah, quello... fino alle 15 siamo, siamo qui siamo, siamo in diretta qui, siamo qui in diretta sì sì va bene abbiamo scritto anche al presidente Conte non ci facciamo mai mancare assolutamente niente in questa in questa trasmissione senta ma quindi il campo largo come sta? Mamma mia sto campo largo. Eh, che, che palle. Che, mamma mia sempre sto Io mi domando e dico, ma perché eh. nel centrodestra che sono stati mm. quattro anni divisi Se. al Parlamento nessuno oh. parlava mai campo largo? Perché saranno posto... più bravi, no? No, eh, sono stati divisi sempre. No, ma che c'entra di Adesso sono al governo tutti insieme, comunque, eh. pur passandola su certe cose. Ma le maniera... politiche saranno diverse: sì. è evidente che saranno. Cioè, le politiche andate tutti insieme? Dipende anche dalla legge elettorale. Vai certo. a capire che c'è il referendum sulle mm. riforme, c'è la legge sì. elettorale eventualmente da mm. fare. Beh, comunque, quello che ne viene, chiamato, punti, quello che viene chiamato giornalisticamente Campo Campolargo. Allora, al momento, come stai? Vivo, è morto, è moribondo, lotta insieme a noi? Io credo che insomma, queste cose, su queste cose il PD soprattutto debba riflettere mm. rispetto a come affrontare temi come la questione morale. Poi è chiaro, l'altro tema che ci divide è quello sull'Ucraina. Sì. Eh, quello l'Ucraina ci divide, evidentemente. La questione morale, perché secondo lei c'è un problema, come ha detto no. Giuseppe Conte, di, 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 eh, di corruzione? Di, 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 ha detto una frase: eh, Presidente Conte dice la corruzione e l'illegalità è un patrimonio per noi non negoziabile, perché per il PD non è così. Io penso che quando accadono queste cose mm. eh, non si debba avere un attimo di esitazione nel dire, come abbiamo fatto noi in passato. Sì. Eh, quella è la porta grazie arrivederci eh, ma anche loro hanno fatto così no? chi è che devono mandare via adesso eh, a volte si sente diciamo dal PD a volte delle mm. titubanze rispetto a determinate ma poi da parte del PD, PD è partito insomma abbastanza mm. complesso da questo vista è vero punto che questo. al Nazareno c'è cioè, più gente al Nazareno che preferisce Conte di quelle che preferisce ah, Slime. questo eh? dovete chiederlo una però a però l'ha sentita no? anche lei questa eh. No, non, non, non lo so, però il Nazareno ah. è un posto mitologico. Per certo. me non... Ma Se... veramente, veramente, Conte ha detto che la Schlein è come Renzi e Calenda, ci insulta? No, come Renzi e Calenda non no. l'ha mai detto. Sicuro, no, eh? no, no, no. no. no, 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 no Se lei va alle feste. Eh, cioè, beh, cioè no, no, te vado no. che Vara di massa le feste al massimo Dai, le, le, le fa saltare. No, le fa al parco, nelle <ride> fa le foreste. nelle foreste, sì, no, col no, ministro la con la Lombrigida Zepp Gambardella. Esatto. Adesso con noi c'è <ride> Andrea Ruggeri, politico, no. il riformista no. più tonico. Andrea Ruggeri, lui no. non ha misteri, sai? Andrea Ruggeri, vai Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia, ex finanziato di Anna Falchi, ex direttore responsabile riformista, attuale nipote di Bruno Vespa, signor Ruggeri, buongiorno. Le <ride> <ride> è rimasta solo <ride> questa di cosa alla fine. Questa è rimasta la parentela. Eh, sì. sì, anche perché se finisce eh, cioè, ma altro, scusa, cosa stai facendo, e... Andrea? Stai mandando messaggi? Eh, a... no, sto scrivendo un appunto. Ah, ma sì, che appunto mandando sta messaggi. scrivendo, scusi, mentre parla si con noi, signor Ruggeri? La... Parli con noi. Eh. Stavo scrivendo, Giorgio Lauro quando si fa un trapianto dei capelli che c'è un ginocchio in testa. Mai, mai. Come per... sta andando la ripresa dopo la, il trapianto, Andrea? Bene, eh, bene. Non A que... dovrei avere il codino non c'è più A quella il copola... confronto mio sarà un pelato. Eh, no, non c'è più quella coppola lì. Adesso c'ha il cappello da baseball, ma com'è sotto i capelli? No, adesso questo ce l'ho perché sto uscendo. Ma possiamo vedere casa, com come stanno i capelli. Io non si può vedere. Fa lo spogliarello di no, direi spogliarello, direi, lo spogliarello. spogliarello. Tempo, hai sopravvalutato l'operazione. i capelli. I capelli. Solo i capelli. Eh. <ride> <ride> I capelli. Vabbè, vabbè, insomma, no, senta, noi vorremmo fare <ride> la vita che fa lei, la bella vita, sempre in giro, feste. Brindare, così è stato. Non è vero che io faccio questa vita eh, di smettere di diffamare so, le persone. Così. Sabato chilo, è, smettila, è, è stato alla festa più cool dell'ultimo di dell periodo, la festa del compleanno, compleanno di, di 60 anni di Gianmarco Chiocci, direttorissimo del TG1 nella villa, quella sull'Appia dove girano il Fil di Verdone compagni di scuola. E c'era anche lei, Sir Ruggeri. Ma non era quella. La non villa era di, quella. di Verdone Mi meraviglio di tante tanta impreparazione, tanta prossimità. Ma io ho letto sui, ho letto sui puoi, giornali, io non, non sono stato invitato. Eh, quindi eh, no, 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 no. E con chi è andato? Ma eh, con chi vai. sei andato tu, a questa festa? Gianmarco Ghiocci è un amico da tantissimi anni, ed è sì. bravissimo. Sì. Sì, beh. Con chi sono andato, eh, sì. no, Ruggeri? No, più, son, più uno. No, io sono andato da solo. Poi ah. lì ma non ti sei rifidanzato? Non ti sei rifidanzato, Andrea? Niente. No, Niente. Quindi, ma, quindi, ma stai murigando? Quindi era Ruggeri e basta, non, Ruggeri più uno all'ingresso, stai murigando. No, Moricando che, che... Eh sì, cioè, hai delle trattative, delle trattative aperte? <ride> sì. <ride> vabbè ma non interessa a nessuno ma non così no, aperte noi noi tanti. a me interessa solo quale, io di quello non co... mi me frega meglio la politica no dico non così aperte da, po da portarla al compleanno del direttore eh, del tg 1 no, per perché stava più di una perché doveva fare il più, eh, più, cioè, più, più una più una più una più una quindi poi... lei è andato <ride> è andato da solo e, e quindi quando uno va alla festa da solo è un casino perché no quando... sono andato con no ah. adesso, in realtà sono, sono entrato con il mio amico Francesco Bonifazzi quindi ah, è il con cui abbiamo festeggiato anche certo, la sua fresca assoluzione, assoluzione. è un e, processo ridicolo e chi c'era quindi... a questa festa? perché si parla insomma di, del meglio del gota del paese No, non è che ci fosse cosa del paese, c'erano tutte persone che conoscevano Gianmarco da, quando, da tanto sì, tempo sì. perché Gianmarco fa il giornalista Ma, da 30 anni. Tipo chi c'era, faccia e dei più. nomi. Eh, noi ce li abbiamo i nomi, falli tu. Eh. C'era cioè. eh, allora, di politici ho visto sì. Giuseppe Conte sì. con la sua fidanzata, sì. devo sì. dire, peraltro, sono una bella coppia, certo. Eh, perché Gennaro San, eh, sì. eh, certo. eh, San Giuliano, sì. Poi. È una cosa apprezzabile. Gennaro San Giuliano. Anna Maria Bernini, sì, il mini. ministro Biantelosi, Matteo sì. Salvini con la sua fidanzata Francesca. E non sono una bellissima Anche loro, coppia, coppia. Ah, ecco non l'aveva allora, specificato lì. Ho pensato che, eh. che potenza, Salvini vestito, vestito un più, po' no. a caso. Salvini aveva una camiciona, era a funghi camisa. e poi è andato alla festa. Eh, direttamente <ride> <Ma> esatto. <ride> es es <ride> es <ride> vabbè, però succede se uno ha impegno. Poi, poi chi c'era? Poi chi c'era? C'era D'Agostino, i giornalisti. Adesso sai, citandoli tutti, poi... Beh, ma lei c'è 200 persone, alcuni, citi quelli che le sono rimasti c'era Claudio Cerasa, c'era Salvatore Mello, c'era allora, sì. Foglio, c'era... No. Eh. Martinelli, il vostro Martinelli, no, c'era il direttore del TG2, TG2. Preziosi, preziosi. Eh, c'era nuovo Daniele, c'era ah. un sacco di gente. È vero che c'era anche Moggi? Hai visto Moggi? Sì, ho ah. visto anche Moggi, sì. sì, sì, C'era Giletti, Giletti che parlava molto con Moggi. Ma e, con e con Giuseppe Conte? Scusa, ma ascoltami, veramente. ma scusa, ma Andrea, hai una di queste penne? Sì, si sì di perché la sta etichettando la, la simpatica Geppi si, si nervosisce. Senta, ma l'ha salutato Giuseppe Conte con la simpatica Gepi? Ha sempre, ha sempre ragione. Ha salutato il presidente Conte, certo, sì, sì, sì. certo che L'ha salutato, salutato. Sì. riconosciuta, sì, tutto, tutto a posto. Senta, Matteo Renzi non c'era, no? Dovrei giocarci a tennis io con Giuseppe Conte, così ti passa una bella sveglia e ti insegna qualcosa. Ma non si può parlare, quando si gioca a tennis non si parla perché l'altro è lontano, sì, tra l'altro. Fi due chiavi. Lui la tennis si gioca a tennis, ma lui gioca a tennis. Però no, non so, gioca tennis. Cari gioca a tennis? Eh? Eh, lui. Sì, però mi sembra pallina. Che... No, il livello, non è. Io gioco, gioca lui... male? Mi sa che il suo livello non è proprio... È una pipa tennis, mi sta dicendo? No, ma come no, fa a no, saperlo? No, me l'ha detto lui, gli ho detto una volta andiamo a giocare, <ride> eh, fa, no, io sono, un po sono un po' scarso. Sono un po' amatore, diciamo. Cioè, di fronte alla proposta di giocare a tennis contro Ricciardi, eh, eh, Conte ha detto no perché sono, sono una, un amatore. Ha risposto amatore. per caso al vediamo. messaggino. È stato onesto. Sì, sì, sì. Eh, abbiamo scritto Giuseppe Conte perché non viene da noi, vediamo se ha risposto. Può darsi. Attenzione, eh. vediamo, può darsi. Aspetti, Dice. Attenzione, risposta. Ma Conte va poco nelle trasmissioni TV. Ma scusi, ma parla in terza persona plurale? Eh no, è Maradona come dire, gioca Maradona. Maradona gioca bene, ma lei le deve dire che non siamo una trasmissione TV. Vabbè, sì, dai di fate una trasmissione tv. Ma cosa vuol dire? Ma, ma parla in terza persona, eh? ma, che paura! Arbitro ha giocato ma scusi, bene, ma il suo numero suo, non è che risponde a Casalino, eh no, è per lui. Antonio Conte. Ah, ho chiamato, ah, ho certo, Se <ride> eh, eh, Ruggeri, ma Renzi non c'era la festa del compleanno di Chiocci. No, Renzi, no, non c'era. Stava... Ma è vero come dice Dago Spia che non c'era nessuno del PD? Eh, non c'era nessuno del PD? Oddio, eh. adesso fare mente locale eh. onestamente. Eh. Eh. no effettivamente no non per... c'è nessuno del PD perché D'Agospia dice no, che stiamo arrivando D'Agospia De è stato ma proprio... ma senza suo marito esatto boh, eh. cioè non è venuto eh. senza suo marito Francesco quindi no non... adesso devo dire quando li non sto a guardare esattamente chi c'è chi non c'è certo. quale appartenenza politica anche perché insomma ragazzi non tutto è politico senta come si mangiava mangiava e bere bene? no sono arrivato tardi quindi io tipo, sono bevuto a che ora è arrivato? Le 10 e tre quarti. Vabbè, aveva già mangiato. Era andato al ristorante con Bonifazzi? Sì, certo. Che bella serata. Oh, il grande Bonifazzi. Ha invitato il Bonifazzi. Sì. Eh, non, non viene, Bonifazio, guarda, glielo dica lei. Non viene. Risarmi. Già doveva farmi venire lei. Non possibile. ma me l'hai fatto venire. Non nessuno No, no ma non è vero. Ma ti sei fatto una domanda? Eh. Ma perché nessuno ci vuole Mi sono dato te. una risposta. No, nessuno no, però ah, svariati. C'è qua Ricciardi che è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Scusi, ma ha conosciuto qualcuna alla festa? Io, se ho conosciuto qualcuna, eh. no, perché conoscevo già tutte. Eh sì, già tutte, magari qualcuna di nuova. Sì, erano, erano tutte persone afferenti alla politica e alla televisione. Ah, quindi punti, se io erano. Io frequento da vent'anni e quindi non è che ci fossero grandi novità. Che era tornato diciamo, a casa, così. che era andato ho via. Ho visto Maria Rosaria Rossi, ah. ho visto un sacco di gente, ho visto. E persone che hanno lavorato con me ai tempi di quando facevo l'autore in Rai, mm -hmm. tanta gente che non vedevo anche da un po', ma è stata un'occasione molto, molto 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 Però ora... ero appena tornato da fuori. Io, quindi Dove è stato cioè all'estero 15 giorni ah, ah, in America? bene, Senta, e, e cosa, che ora è finita? Che era andato via? Lei è andato via alle. Io alle due e mezza: due e mezza. <ride> ma ancora ma cosa... riconoscevi? Ma... Riconoscevo, ero, ero perfettamente capace di intendere. Di volere, Ma scusi, è arrivato alle 22.45 e è andato via alle due eh, e mezza. È, proprio, è eh. stato tre ore e 45 questa festa. Cosa ha fatto tutto questo tempo? ha oh, chiacchierato ha salutato eh, amici patanze, conosceva tutti avrà, avrà salutato tutti ha finito il giro di saluti dell'arrivo <ride> e saluto, ha fatto saluto, il saluto, saluto. secondo giro prima di andare via e, e basta mamma mia che palle ma scusami Andrea, non hai ne, nessuno ti ha detto un pettegolezzo eh. una cosa sì, una storia sì, sì, un morigo ma è che c'era un, un, un ambiente molto molto rilassato ma no ma anche di una cosa bella ma mica cose cattive cose problematiche una cosa così cicarese Bella. Niente, niente. Ciccarella no onestamente no beh, ore non posso, posso aiutare da quando hai i capelli sei cambiato sì, sì, beh, i capelli. E Giorgia Meloni non c'era invece doveva venire ma non ha trovato la babysitter no. è vero cosa che si è, non si è so, vero. so se dovesse venire non lo so però insomma sicuramente non c'era se no si sarebbe notato vabbè si eh, eh, grazie per questo reportage senza sconti tagliatissimo, cadranno delle teste ragazzi sì, sì, <ride> sì, sì, da dal compleanno ragazzi, per un compleanno cadono le teste cioè, eh, poi peraltro c'era qualcuno che ci sono le nomine Rai, caro simpatico, qualcuno bravo, qual Che fini C'era qualcuno, qualcuno ubriaco? C'era qualcuno ubriaco? Ubriaco? Sì, senza dirci il nome, Umbriaco? di quelli che ubriaco, no, diciamo, forse il più. Più verso la fase del farfugliamento di Wolf O'Wolf lo oh, ecco, che... diciamo, sai? Quando parla eh, no, un po ma Giugno, no, ma Giuseppe Conte parla così eh, sempre. Vabbè, sono... <ride> ha ragione, non è quello, no, no, anche no, perché no, poi sa come dice lui, per... schiaccio dei tasti a caso. Tutti ubriachi, stiamo qui, ho <ride> <ride> passati a Mirto, Beh, a ha... Giorgio, no, eh, sì. Giorgio, diciamo la verità, chi ci segue, sì. cioè, sei molto più sbiascicante tu sì, la sera, assolutamente e mezzo, no, ma che la mattina lasciare le pischelle, sette e mezza. Quando si fa lo stravecchio, sette e mezza sono già alle ceppi dai Geppi. Tanto a te viene scusato tutto quando lui arriva la mattina da Pontisso il bar di via certo, Biasi ma guarda io sono a Milano da, lo sanno. Sì. Tutti, tutti, ah, tu, tutti tu, tu tutti. no perché infatti perché no, io sono di Milano un mostro simile ma lui certo. il mostro grazie vada a chiedere lo il mostro è il, libro, lo è, il è il libro di Renzi grazie <ride> Andrea Ruggeri per questa ciao Andrea. reportage senza ciao sconti ragazzi. dalla festa del di grande direttore Chiocci lei non è andata l'hanno cioè, no, no, invitata no 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 non questa è RAI Radio 1 questa è Giorno della Pecora l'unica trasmissione con il mostro, non mostro. stravecchio 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 è un, mar un amaro mar mar su Radio 1 Avanti Pitti alla riscossa regolamentatevi a più non possa Avanti Pitti col codice etico che in verità ci stava già No condizioni di incandinabilità Se tentan di corromper devi denunciar E sono tutti contro la mafia Vietiamo tutto quello che già è illegal. Avanti Pitti, alla riscossa, regolamentatevi, a più non possa. Avanti Pitti, c'è il supervisore, ma che bel codice che è questo qua. Crollo delle nascite, meno 34% in 15 anni. La prima causa, gli stipendi bassi e la precarietà. Te ne accorgi perché quando i bambini parlano tra di loro chiedono che lavoro faceva tua mamma? Un giorno da pecora, solo su Radio. 1. Buongiorno da Pecora, cara la mia simpatica Geppie Cucciari su Rai Radio 1. E caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è. Per fortuna che c'è Ricciardi, Riccardo Ricciardi non fa mai ritardi col movimento 5 Stelle. Riccardo Ricciardi ne fa delle belle. Ma per fortuna che c'è Ricciardi, Riccardo Ricciardi fa tanti bagorti col movimento 5 Stelle. Riccardo Ricciardi non sta nella pelle. Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, membro della commissione di vigilanza RAI, che insomma sul capolargo non ci ha detto molto, ma se lei dovesse scegliere no, mm. di andare a cena, andrebbe a cena con Renzi o con Calenda? Forse con Renzi. Perché? Non so, a pelle secondo me è più simpatico. Ah, perché Calenda vi vuole prendere a calcio in sedere. No, beh, Renzi. <ride> ma no, no, forse no, esortativa. discorso personale. Ah, personale, da, personale. Cioè, come, come simpatia di personaggio. Oddio, sì. preferirei sì, no. un delivery a, eh, <ride> a casa. Però se devo scegliere... Ma il delivery che le portano Renzi a casa, dice... Mi permette di non uscire. Certo. Senta, eh, però facciamo guarda, Tra i due. Guarda, il campo largo ha bisogno di qualcuno che, che, che lo aiuti. Oggi è un giorno mm. particolare lo dico anche al nostro CDM che ci guarda oggi è il compleanno di Carlo Calenda ah sì? dico oggi oggi compie 51 anni e gli vuole fare gli auguri certo sì dico però gli, bene glieli vuole anche cantare no 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 no, ma come pace, no. No, 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 no ma, ma gli auguri cantare. tanti auguri lo sanno fare tutti no tutti insieme sì sì con il nostro CDM guardi tanti auguri Carlo Calenda eh. tanti auguri a te tanti auguri a te Carlo, tanti auguri a Ah, no, ho detto tanti auguri a car Carlo. No, rifacciamo il finale ca Calenda. Com'è? Eh, tanti eh, auguri Carlé? Car eh, no, o oh, tanti auguri Calenda. No, io, io ero proprio tanti auguri a Carlo. Sì, però vabbè, giusto che magari Carlo, magari lei poi dice una volta quando l'ha interrotta, lo facevo per un altro Carlo. No, no, no facciamo proprio tanti, tanti auguri, cal auguri Calenda. Eh, sì. Così no? ah. non si sbaglia. Sì. Tanti auguri Calenda. Tanti auguri a te. Eh insomma, eh, direi che il aspetta passa... no. quella donna, sì. Virginia. Cosa fa altri... è, è, è spenta, è spenta il suo, spenta, il suo microfono. Spenta, non lo so, d'altronde non che si possono dire... La tutti. sento sempre, tipo Giovanna D'Arco, e eh, non la sento quando la devo sentire. Sì, eh, so. Eccomi. Ah, grazie. Sì. Quando è inutile la esatto, sentire. Esatto, 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 esattamente. Questo. Comunque il clima è idillio come abbiamo detto, Ellie Schlein sì. addirittura ha detto, chi ha iniziato a fare politica con Palazzo Chigi, capisco che non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. È questa per Giuseppe Conte. Beh, ognuno, insomma, è iniziato da Palazzo Chici ma poi mm. ha, ha, diciamo, recuperato il tempo perso, mm, mm. sicuramente. Insomma, un po' di gazebo, un po' di piazze, un po' di, ne di strade ne ha fatte. Beh, ma se ne sono detti in questi giorni, ma, eh. Deborah mia. Saracchiani infatti... Conte non ci faccia lezioni di moralità. Eh, perché voi fate le lezioni di moralità, come dire, eh, noi siamo puliti e voi no. Ma Questo, infatti vabbè. secondo me, potevano invece prendere la palla al balzo e dire, mm. è vero, questa mm. inchiesta è devastante sediamoci al tavolino e andiamo avanti io non ho, onestamente mi ha sorpreso la risposta così non degli altri sì. eh, soprattutto di Alice Line Bersani dice che, volete, che Conte vuole tornare al periodo del Vaffa e bisogna abbassare i toni no ma il periodo del Vaffa eh, allora Bersani eh, eh, che sarebbe l'anello di, di, di congiunzione il tra il P10 e il 10 ma un conto è la radicalità in determinate cose mm. poi la radicalità dei toni del Vaffa insomma sono passati 15-16 anni oramai Mm. Eh, insomma, siamo in un altro periodo. Ma abbiamo... state alzando i toni perché volete andare allo scontro per le europee visto che si vota ma ma... proporzionale. Eh? Ancora, ma queste inchieste, no, chiedo, eh, chiedo. Ma queste inchieste non le mm. abbiamo deciso. Noi, sono mm, arrivate, mm, ci mm. si pone. Eh, si può scegliere se porci in se porsi in maniera mm. radicale o in maniera diciamo soft. Secondo noi, di fronte a queste cose, dove la gente si paga 50 euro per un voto con la bombola del gas, mm. 50 euro più bombola del gas se mi voti. Insomma, Ma non è strutturale di, nel PD, non è che, che, ha, che ha coinvolto eh, i dirigenti del PD. Però, eh, Solo... Allora, se c'è un'inchiesta che riguarda... Eh. che ha fatto non so quanti arresti in una partecipata del comune sì. di Bari, se c'è un'inchiesta nella regione... Ma quindi cosa deve fare? Di 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 mettersi De Caro. No, cosa deve no, fatto? Evidentemente c'è un problema. Se sì. poi in Piemonte mm. c'è... Chi, chi era? Il capogruppo in regione del PD sì. mi sembra. il, il cui padre, il cui padre aveva... ah. eh, Insomma, mm. voglio dire... Ma cosa c doveva certo fare? Certo non ce l'ha il 5 Stelle, ma il secondo problema. lei se fosse stato il 5 Stelle cosa avreste fatto? Al posto ma quello è un, è un punto d'arrivo mm. purtroppo di un problema che determinate persone non vanno neanche a sì, vedere. Però candidate. voi non è che potete cambiare il PD, eh? che e Conte dice se, però... se non cambia i cacichi, se si lascia il, il vecchio PD governare il vecchio PD, eh, il PD fa quello che vuole. Ma mo che... sembra che il problema ce l'abbia il, eh. il 5 Stelle. Sì. Cioè al PD gli hanno eh, ha questi problemi Sembra Sembra il problema sia del mm. 5 Stelle. Ma no, perché voi gli dite cosa fare al PD? Noi non diciamo cosa fare, noi diciamo in Sardegna dove c'è un partito democratico col quale si è lavorato, abbiamo lavorato bene insieme, così in Abruzzo, in Piemonte dove c'è questa situazione non lavoriamo insieme. Sperate eh, nel questa... sorpasso, le europee? Ma no, speriamo eh. di fare... No, non no, ma, ma no, ma... No, chiedo, chiedo. Vedremo... Mi piacerebbe. Eh, che discorsi. Eh, c'è certo, cioè, 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 anche è... di sorpasso? Ma non io non io innanzitutto io credo poco nei sondaggi, ho visto nelle europee sì. che... la Alle europee arrivate davanti voi o, 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 o i 5 Stelle, o il PD, no, o, il o, PD? o il PD. E non lo so, che, non, ah, non, certo, non lo sa niente. Ma, ma non azzardi delle letture, non lo so, non lo so. Eh, sta, è stato meglio gubitosa. A questo punto. Gubitosa, eh, cosa gli avete fatto? a questa domanda? Sì, cosa sì, sì. eh. Gubitosa sa meno di lei per certi versi. <ride> e, e adesso, mi sembra difficile. Difficile, però è incredibile. Bisogna chiedere alla Taver: chi è il vicepresidente più vicepresidente? La taverna è vicaria. Ma è vera questa cosa che quando parlava con Taruffi e Baruffi, due organizzatori della campagna mm -hmm. elettorale del, 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 P, del PD, no, non sapeva che fossero due, ma sapeva che fossero uno solo, Taruffi e Baruffi. ma, no, ma figura. Ha scrittore okay. pubblica, eh. Eh beh, allora. Eh, vabbè, ho capito. Eh, allora. Adesso con noi c'è... E Nicola di Bari, E di Bari, Nicola, E Nicola di Bari, e niente più, niente più. Nicola Di Bari, il più grande cantautore italiano di tutti i tempi, signor Nicola di Bari, buongiorno. Buongiorno, Geppi, buongiorno. buongiorno Giorgio. Come sta, signor Nicola di Bari? Che piacere sentirla. Un, un uh, momento solamente per dire che un, un saluto particolare per Geppe che è la terza volta che mi chiama. Certo. Io penso, penso che lei sappia del mio, del mio amore, per per la Sardegna e per i sardi. E, e vi spiego perché. Eh. Dunque io cominciai la mia carriera nel 64 con un ritmo in blues, mm. con, con questa voce un po' strana, italo-afroamericana come la mia, che piacque moltissimo ai ragazzi della mia età. Certo. In modo particolare ai, agli universitari sardi e non solo, i quali mi invitarono per il mio primo concerto Nell'aula magna dell'università a Cagliari e, e poi mi, mi ospitarono per tre giorni ed ebbi la possibilità di conoscere i Sardi e di, e di notare quanto io piacesse a loro. Ma certo, è tutto Perché... ancora così, Nicola? Ma certo. Oh, uh, ma non hai la minima idea. Ogni tanto mi permetto il lusso alla mia età. Di, di passare il weekend a Cagliari eh dove ho degli amici da, da una vita quindi eh, tu puoi, eh, puoi capire eh, certo. quando, quando io sia innamorato di questa terra Cagliari è stupenda luogo. senta signor Di Bari questa cosa veniva 60 anni fa esatti giusto nel 1964 oh, io mi ricordo quel concerto per eh, questi ragazzi gli universitari che mi invitarono per la... Per il mio primo concerto, che fu certo. un fatto emozionante. E quindi l'ha Realmente... fatto in Sardegna, per quello che, che gli è rimasto un po' nel cuore. Uh, certo, eh, certo. Eh, eh, non so se hai, eh, sei informato che Sa quando tu. cominciò la pandemia, la, la prima telefonata la fece ai Sardi per dire: Oh, mi raccomando, portatevi bene, state in casa, certo. non andate in giro. Se, senta, se ho dico di Bari, ma è vera la leggenda delle, del gelataio no? che lei iniziò a cantare per dare voce a un gelataio che non aveva voce? Com'è questa? Um, no. Com'è la mia? No, dico c'è questa leggenda che lei iniziò a cantare legata a un gelataio? Eh, beh, insomma. Eh. Eh. Eh, beh, niente, <ride> intanto sono, sono felicissimo di questo invito certo. eh, di, di oggi fatto da voi. Cioè, soprattutto per, perché mi dai la possibilità di, 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 di far sapere un po' a tutti gli italiani il mio grande amore per quest'isola che è, è magica certo. è aprodisiaca uno deve conoscerla da vicino perché certo. molti vanno in Sardegna per passare le vacanze perché è, no, è molto isola. di più la Sardegna certo, certo. certo Senta, signor Nicola Di Bari, scusi la domanda ma noi oggi l'abbiamo chiamata anche per, perché insomma a Bari sta succedendo un casino con le, con, le, con le primarie con la politica, con le elezioni lei che cosa ne pensa, signor Di Bari? Beh Intanto dammi dei sì. intanto voglio dirti che intanto non mi fa piacere, credo non faccia piacere a nessuno quello che sta passando nella mia regione, ma io, io vorrei, vorrei dirvi solamente una cosa, lasciamo che gli inquirenti facciano il loro corso, probabilmente è vero, non è vero, non lo so, Però comunque il fatto che se ne stia parlando... Eh, no, no, non fa piacere a nessuno, tanto meno a noi pugliesi. Certo. Ti dispiace. Tu dove sei adesso, Nicola? Dov'è dov è, dov è la tua casa in, in Puglia? No, io abito vicino a Milano, alle porte di Milano. Sì, ma a Puglia ci vai. Hai una casa là, ci torni ogni tanto. Eh, sì, sì, certo che ogni tanto ci vado, ci mancherebbe altro il paese dove sono nato, l'ho anche detto di, nelle mie canzoni Zaponeta. In, prima di tutto in paese, il, il posto dove si nasce, come il primo amore certo. e poi il giapponese. Eh. Soprattutto, soprattutto eh, voglio dirvi che per, durante la pandemia eh, sapete cos'è accaduto eh, mm. e i cantanti sono quelli che l'hanno pagata di più, ovviamente, e, per concerti, poter certo. fare concerti. A, a, adesso, in questo momento, le cose si stanno un po' aggiustando. Per stiamo risalendo un po' la corrente. Certo. Probabilmente ritorneremo. Alla normalità, certo. e fra un po' comincerò a viaggiare come sempre per, per, per mezzo mondo, certo. cosa che finora che... veramente mi ha fatto molto male. Non solo la pandemia, che l'ho superata bene, meno mi ha, male. Mi ha fatto mi ha fatto male il mio palcoscenico ah beh, certo. perché mi è mancato veramente tanto, tanto, tanto. tanto, tanto. E, e, signor Di Bari, che ricordiamo, lei si chiama Nicola Di Bari, ma il suo vero nome è Michele Scommegna, e non è nemmeno di Bari. Ma ha scelto di chiamarsi Di Bari proprio per devozione eh, a San Nicola, quindi insomma il, il legame con la città di, è molto forte. di Bari è fortissimo. Certo, io, io mi ricordo che mio padre da bambino. Il 6 dicembre vi portava per la festa di San Nicola Bari sì. e quindi io uh, mi, mi innamorai di questa manifestazione e, di, e del, del salto. Per cui quando ho dovuto scegliere un nome artistico che mi tiene scommedti era difficile. Certo. Allora scelsi il nome del mio santo Che è perfetto. È Senta, che, che canzone le viene in mente per questa situazione in questo momento a Bari con le primarie saltate, il centro-sinistra diviso? Che cosa canterebbe alla situazione politica di Bari in questo momento, signor Nicola Di Bari? Beh, in questo momento senz'altro Geppi Zaponetta. Cioè, zappo, zappo... Zaponeta, Zapponeta, il... certo, che, che, che... Zapponeta perché con quella canzone che ho scritto sì. eh, era solo per, per ritornare un po' indietro, per rivedervi, per rivedere quel bambino biondo che un po' giocava senza, senza sapere cosa gli sarebbe poi accaduto. Quindi eh, per me, eh, Zapponeta è... A, a, alla gente, intanto per far, farlo conoscere, questo piccolo paese che attraversarlo, perché è piccolino certo. è, sulle, sulle sponde dell'Adriatico, attraversarlo quasi uno non se ne rende conto, però non è molto bello ma quanto mi piace eh lo so eh, perché è, le, casa, le, è casa le, casa le, è sempre le, casa le, le origini grazie Nicola Di Bari il più grande cantautore italiano di tutti i tempi arrivederci grazie grazie ciao, Nicola Geppi. un grandissimo una, un abbraccio ciao Nicola grazie, grazie un grande abbraccio arrivederci ciao senta. Geppi ciao Geppi, Geppi. ciao Geppi. senta eh, signor Ricciardi lei è anche membro della commissione di vigilanza Rai sì. dove oggi eh, si, stasera alle 20 si discute si, si vota. questa la sa dai dai Riccardo questa la sa. si votano le, 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 le norme per la par condicio no? e, e il, una parte del centrodestra ha proposto di escludere da, da, dal tempo della par condicio gli interventi dei membri di governo eh, quando parlano dell'attività dell'esecutivo e voi siete contrari? Eh beh certo perché non parlano, non fanno propaganda in, quelli, mm. beh, in quel, quel momento parlano da persone. Se che. Se il ministro fanno... parla di quello che fa come ministro non sta facendo no. campagna elettorale. Ah, no? no, chiedo, no. no. Mm. Io credo di sì, quindi mm. eviterei insomma... Con di terrene il conteggio mm. secondo lei perché il giornale scrive che è quello che succedeva esattamente con Conte Premier durante la par condicio delle europee del 2019 ma Conte non era iscritto neanche al Movimento di Stelle no col, 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 governo, dico, generale, col governo cioè, cioè che i tempi lui... del governo non erano calcolati nella, nella, nei allora tempi te, della par condicio teniamoli perché a noi non sono andate benissimo mm. con le europee lì e non quindi... so certo. Senta, la, ma il... tu stai vigilando stai vigilando anche adesso sul come sono venuto apposta per vigilare come vigili tu che programmi guardi cioè, gua Guardi... Solo questo. questo Beh, certo. ci siamo cioè dati... tu giri solo a noi. Sì, sì, esatto. <ride> esatto. Ma scusi, e invece <ride> sull'emendamento Boschi, quello di avere la parità anche tra i giornalisti eh, presenti? Cosa nelle... chiediamo, la tessera di partito ai giornalisti? Non lo so, no, siete contrari anche a quello. Beh, a noi ci andrebbe anche bene, anche perché la maggior parte dei giornalisti ce l'hanno con noi. Sì. Però io credo davvero non si possa... Cosa fai, chiedi la tessera mm. di partito a un giornalista? Mm. E... Come la... Come la... La misuri questa cosa. E cosa succederà invece su questa, oggi votate contro voi questa proposta sì, di, di, eh, degli emendamenti filini? Sì, su, sì, sì. E sì, cosa sì. succede? Passa o non passa? Eh, beh, se la proposta la maggioranza io credo che... Però Potremmo. siete abbastanza d'accordo con Forza Italia su questo, che non sono favorevoli alla proposta. E eh, allora forse dobbiamo farci una domanda in più. Sì, certo, se siamo d'accordo. No, anche saperlo Italia... no, che siete d'accordo con Forza Italia. <ride> Senta, ma la Raggi non la candidata europee? No, no, no. no, Ma come mai? non no. ma ma no, c'è è rimasta male lei avrebbe voluto? Eh. no, ma lei non, non credo sia candidabile, ma no, il quella... mandato la questione del mandato. C'è il mandato che forse si poteva fare. No, no. No, no, eh. no, no la, la regola io non ho capito sta, sta roba perché la, la regola, regola dell'europea è uguale lei, che è No, non ho capito, ah. non ho capito perché è venuta fuori sta roba, eh. perché la regola dell'europea è uguale alla regola delle politiche Perché del lei politico... ci ha mandato da sindaco, mandato da consigliere. Lei ci ha mandato da consigliere, m'ha mandato da sindaco l'attuale mandato da consigliere. Quindi mandati. Quindi è ora è al terzo. Eh, ma non si potevano fare due? Eh, no, quello da consigliere uno lo, lo, lo togli, togliamo. Lo togli, come, come anche nel mio caso. Anche io certo. ho fatto un mandato da consigliere. Qui sono tre, ma se ma puoi fare quattro. non puoi fare quattro. Erano tre mandati. Ma c'è un altro candidato che non si sa se viene candidato all'europeo. Mamma mia, che tema delicato. Eh. Con noi c'è... Antonio Razzi, Antonio Razzi, Antonio Razzi no, non è un missile, è un circuito di mille valvole. Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, signor Razzi, buongiorno buongiorno, buongiorno. buongiorno. Co come sta? Sempre elegantissimo, Se con le cuffiette infilate nella, nelle orecchie, e che così <ride> e ma è vestito, no, perché per sentirvi meglio, meglio, meglio. è vestito di tutto punto, o sotto c'è le mutande, Nel senso no, c'è proprio l'abito intero o. Oh. Questo non credo, Questo. Che non lo puoi sapere se ho le mutande certo. o no. Senta, parliamo di cose importanti <ride> perché siamo lasciati settimana scorsa con dei messaggi suoi, diciamo ai dirigenti più alti di Forza Italia. In per cui... accarezzare il progetto di candidarti un'altra volta. Ha avuto delle risposte? assolutamente no ma come no? no ma neanche un no anche per esempio ma favore potete rispondere a questo eh. ma ditegli di no ma rispondetegli perché ricordiamo a me geppi eh, eh, eh... eh, sì. Giorgio a me non mi interessa Vabbè. se vogliono i voti dei giovani poi magari eh. Eh, dicono sempre il 50% non vanno a votare Infatti. ma se ci stanno sempre le stesse facce eh, e se... sempre gli stessi personaggi eh, la gente ma che vada a votare a fare non eh. c'è un cambiamento eh. allora ci vuole un cambiamento lei potrebbe essere il cambiamento di Forza Italia. Ma mh, no, io posso essere quel cambiamento di portare i voti dei giovani certo. che mi seguono sui social. social. Senta. E oggi la politica. Visto che c'è uno di 5 stelle, sì, lì è sì. eh, presente, sì, e, e lo sa benissimo che a suo tempo loro hanno cominciato con, eh, con i social. Con la rete. Perché con la rete, Casaleggio. Certo. Sì. No, Casaveggio a suo tempo, ah beh, sì. a suo tempo era, era con Antonio Di Pietro all'Italia dei Valori mm. e lui ha sempre sostenuto che la politica moderna è il social, Senta, perché tutti beh, vanno così. Per riassumere la situazione, lei ha scritto a Tajani, ha scritto a Occhiuto che è vicepresidente del, del partito, ha scritto a qualcun altro negli ultimi giorni? Oh, sì, ho scritto anche ad Alberto Cirio, Alberto presidente Cirio del Piemonte. governatore del Piemonte, che anche lui sì, è, è anche, anche, presidente. L'unico un, che mi ha risposto è Maurizio Gasparri ah. con ah, il simbolo. Un abbraccio. Cioè, ah, come, come dire, non se ne fa niente cioè, quando uno dice. <ride> cioè, lei, lei ha scritto cosa aveva scritto Gasparri?

c'è un attimo di, 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 di... aspetta, aspetta. Antonio, che c'è una, una interferenza. Sì, c'è Gasparri che, che, che per non sa sapere cosa ha scritto a, a Gasparri, perché rimarrà questo. Rimaniamo nel dubbio di cosa avrà un scritto abbraccio. Gasparri. Cioè, aveva scritto eh, forse razzi... poi gli ha mandato l'emoticon dell'abbraccio, ah, cioè. eh, quello certo. così? Eh, e oppure... eh, chi lo sa. Comunque, magari lo sapremo nei prossimi giorni. Vediamo il nostro CDM, il nostro Che duomeloni Cosa Ma ha potete capito? Potete accendere il microfono, così lo capisco anch'io <ride> cosa hanno capito. Grazie di, di, di Virginia di, Beatrice. Di Luigi Franco? Di questa, di questa puntata. Sentiamo il nostro cdm che duo meloni. Ricciardi fa la rivoluzione eh, una volta. con la sua sigaretta. Eh. Al gusto, lampone. No, è il vicepresidente, ma non sa mai niente. Eh, non lo invita nessuno, eh. neanche alle feste c'è che vara di massa direi più che altro c'è che vara che si rilassa eh, insomma un quadro bravi, bravi, bravi il nostro CDM Beatrice Rigindo e Luigi Salerno un quadro diciamo agghiacciante bravi <ride> una tristezza tristezza io mi, io mi dimetterei ma non è vero ma Riccardo non è vero la tua vita non è così cioè beh, ci sarà una dimensione dove conti con, con tua moglie con beh insomma la... in casa ricordiamo sì, che sì che... dai pa paritetica, sì, paritetica. Lei, lei è sposato è, è sposato di divorziato di e poi una, una compagna hai una compagna due, due figli grillina nel no. senso una, una, de, 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 ma poi l'ultimo figlio è piccolino si sì, ha un anno ha fatto eh. ha chiamato Giuseppe no, 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 no Federico no, Federico per, Federico. per un anno ha fatto un anno eh. no, no, mia. no 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 per no 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 l'ha chiamato no 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 e eh, niente comunque eh, non c'è possibilità che si dimetta dico da... ma perché Le... devi far dimettere no <ride> perché così magari poi lo, lo, viene un vicepresidente che, è, è, che almeno, sa almeno nella commissione di vigilanza ci conosce ci vuole, lei ci vuole un po' bene sì no? ma eh, nella certo. commissione di... almeno a noi ci conosce questo è vero ma nella commissione di vigilanza non sapeva neanche che erano d'accordo con Forza Italia sulla posizione no, ma, eh. ma, ma io devo eh. vigilare su di voi su, su di voi conv noi, ma non conviene niente. che vigilo io sì, so. ma ah, noi righiamo dritto se righiamo dritto assolutamente righiamo drittissimo ma c'è un programma che guarda in della RAI che le piace che non le piace eh, che, che... E io più che altro leggo poi dopo il giorno dopo cosa succede che lei non nelle... vede la, tele... le ce la televisione ce l'ha la a casa? Eh? sì ah, ma l'accende o? Oh? Poco, poco, poco 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 ma dai poco. ci sarà un programma che guarda nella RAI? poco, e poco. Si, la, si lavora si lavora si fatica certo eh. esatto eh, eh, senta ma scusi no, ma, ma... i migliori anni con Carlo Conti no ma poco poco eh. Sanremo l'ho visto l'ha visto Sanremo Sanremo visto chi le piacerebbe come conduttore? e saremo l'anno prossimo. Eh beh, Superare Amadeus. Eh, lo so, sì, sì, non ho chiesto superare chi le piacerebbe. Eh, no eh... Anche questa Cattelan, è troppo difficile. Catelan, Se... forse. Eh, Dai. Eh, non lo so, Catelan. Catalan Catelan! Okay. Ma l'artista no. o il presentatore televisivo? Il presentatore? Ah, no, a certo. ah, ognuno il suo. Quindi so. lei non vede la televisione, diciamo. Però ho visto Sanremo, Sanremo visto, no. sì. No, Però, no. diciamo, no, no, <ride> no, spesi. Ma poco tempo. allora guarda il programma di Alessandro Catelan che va in seconda stata su no Ma guardo le quando arrivano le clip. Sui social: L'ultima no, volta che ha acceso la televisione. Beh, per il bimbo, per il, per bimbo. il bimbo, e qui i sì. cartoni animati di qualche cartone animato, qualche partita. Gli piacciono le partite? A suo figlio, a meno che... di un anno? Gli piacciono le partite? e, e Lei non capisce niente di calcio? No, no io di calcio sono Beh, tifoso. Ah, se parliamo di calcio, tifoso? Sostito, Juve, Juve, Juve. Gobbo no, Juventino, certo vabbè Quindi, nel senso, accede le, par le, le partite. Eh, il figlio, quindi gli piace. Le, si vede per il le partite... campo verde le, le, le gli vede gli su Da le vede eh, dove si vede quindi le il dubbio. La Rai, no, se la Rai non c'era le partite, sa che la Rai ha comprato adesso ha Fatto l'accordo con Sky per le partite dell'Europa League, però per ora c'è. Eh, però l'Europa League la Juve non c'è. Abbiamo capito male che lei deve fare il commissario di vigilanza Rai, <ride> non della Juve. Scusi. No, ora stiamo parlando di calcio. certo grazie. Insomma, grazie. Grazie. Eh, grazie, mi sembra una parola un po', un po forte. E... Grazie lo stesso. Sì sì, sì sì, sì, a Riccardo Ricciardi. Grazie, lo stesso. stesso. Grazie, lo stesso Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, membro della commissione di Vigilanza Rai, ci saluti la presidente Floridia, certo, certo presenterò presenterò certo. e noi torniamo domani. Ah, voi, tu torni domani, io domani fallo. faccio Splenda Cornice. Eh, Mamma mia ci parle. Domani è 13.30. Eh, eh, ma guardi Splenda Cornice, scusi, Riccardo Ricciardi, ma cosa ne sa di chi ricci? 13.30 domani. Questo è un giorno da pecore. Il programma che torna domani è simpatico. Dopodomani insieme. Ringrazio Geppi Cucciari, te lo racconto dei suggerimenti per il futuro.